Ci troviamo in un momento cruciale sia per l'attuazione del 14-20, con situazioni, come vedremo, anche non facili per alcune delle regioni del Mezzogiorno in termini di attuazione, sia soprattutto nel percorso partenariale che deve portarci alla definizione del nuovo accordo e dei nuovi programmi per il 21-27, nei quali dobbiamo assolutamente dimostrare e mettere a punto sia dall'inizio una programmazione che superi i problemi di quella attuale e soprattutto sia in linea con i nuovi temi sfidanti. Bisogna fare uno sforzo più grande per il Mezzogiorno. Adesso i dati li sappiamo, ce li dirà ancora meglio la Svimez, ma ci troviamo di fronte a una situazione di quasi recessione oramai per le regioni meridionali e soprattutto in una situazione dell'andamento della spesa in conto capitale da parte delle amministrazioni che sta seguendo trend non più accettabili nel nostro paese con tutta l'Europa. Quindi è evidente che non solo la programmazione economica e la programmazione dei fondi di coesione europea deve avere un ruolo, lo deve avere tutta la programmazione dei fondi di coesione e da questo punto di vista l'efficientamento anche dei fondi nazionali è una delle priorità dell'agenda di governo e anche del Piano Sud che il nuovo ministro Provenzano sta predisponendo. Questo Piano Sud prevede già in legge di bilancio tutta una serie di importanti interventi, sia finanziari per quanto riguarda soprattutto il traghettamento di alcune misure al 2020, anche nell'ottica poi di trovare una loro dimensione all'interno della nuova programmazione europea 21-27, sia una serie di importanti interventi regolatori volti a accelerare e a concentrare ancora di più al sud la spesa in conto capitale del paese. Io lascerei la parola ai vari interventi. La Svimez, come sapete, tra poco tra l'altro presenterà anche il rapporto annuale sull'economia del Mezzogiorno, che rappresenta la principale base scientifica e conoscitiva per un approfondimento delle economie meridionali. E 4 novembre. E, per cui ci farà un primo disegno anche di quelli che sono i trend, soprattutto in materia della creazione di nuove disuguaglianze nell'ambito dei nuovi contesti territoriali. Da parte di Vittorio Simoncelli del nucleo di valutazione della Regione Basilicata, che prendendo spunto proprio dalla presentazione della Svimez ci parlerà anche degli squilibri territoriali e della votazione fatta dalla rete dei nuclei per quanto riguarda lo spopolamento di alcune particolari aree del Mezzogiorno. Poi passeremo alla fase più relativa alle risorse della coesione europea con la presentazione dello stato di attuazione nelle regioni del Mezzogiorno, la programmazione 14-20 da parte dell'Agenzia della Coesione. Questa è la parte che più attiene il sottocomitato Mezzogiorno, ma se voi siete d'accordo io andrei in continuità, nel senso che proseguirei poi con la parte invece relativa alla nuova programmazione, al nuovo percorso partenariale, con la presentazione da parte dei vari responsabili dei tavoli di partenariato di quelle che sono alcune delle priorità e delle sfide emerse sinora nel percorso partenariale per quanto riguarda la nuova programmazione del Mezzogiorno, per poi lasciare spazio innanzitutto agli interventi della Commissione europea, che qui interviene sia ovviamente nell'ambito di componente a pieno titolo del sottocomitato Mezzogiorno, sia di osservatore speciale invitato da noi a partecipare ai lavori sull'accordo di partenariato della prossima programmazione.
Da ultimo, ma solo da ultimo, diciamo in termine dal punto di vista temporale, ci sono gli interventi poi da parte del partenariato, e da questo punto di vista lasciatelo dire, io vorrei che ci fossero interventi importanti, qualificati anche da parte dei rappresentanti delle regioni meridionali. Io credo che questo sia un momento molto importante, soprattutto ai fini della programmazione, ai fini della definizione anche delle conclusioni dei vari tavoli settoriali, ascoltare con chiarezza e con forza quelle che sono, secondo le regioni meridionali, le sfide e le priorità della nuova programmazione. Per cui a questo punto lascio la parola a Luca Bianchi e alla sua presentazione. Grazie. Tutti, salve, sono Luca Bianchi, appunto direttore della Svimez. Vi darò un po' il quadro. L'obiettivo della mia relazione è dare un po' un quadro delle recenti, quanto più possibile rispetto alla disponibilità dei dati, dinamiche economiche del Mezzogiorno, collocato un po' nella dinamica complessiva europea. Come diceva prima il dottor Ferrara, poi insomma la Svimez approfondirà ampiamente tutti questi dati, questi numeri e anche il tema delle politiche, poi nella presentazione del rapporto che faremo il 4 novembre prossimo. Cercherò di essere dei tempi anche rapido, anche se sono un po' la dimensione del teatro un po' ci mette un po' di ansia. Io peraltro qui l'ultima volta che ho parlato ero alla recita scolastica delle medie, l'ho fatta in questa sala, quindi è un grande ritorno dopo 40 anni circa. Mi ha fatto ridere questa cosa, scusate la divagazione. Allora, il titolo della relazione è Il Mezzogiorno e la nuova geografia europea delle disuguaglianze, titolo un po' presuntuoso, però parte da un punto di partenza, insomma, che è quello un po' che emerge dalla lettura delle dinamiche economiche nel corso degli ultimi anni, diciamo nell'ultimo 25ennio. Qui, se vedete in questo grafico, spero che si veda, sì, nonostante la distanza, la linea blu abbiamo le dinamiche economiche raggruppate, diciamo, per le varie aree europee. Come vedete, la linea blu è il Nord Europa, sotto abbiamo, che come vedete manifesta anche in questo 25ennio, una tendenza di crescita abbastanza sostenuta, sia pur come vedete in un rallentamento complessivo dal 2008 in poi. La linea rossa è l'Europa occidentale, poi avete in verde il Sud Europa, infine l'Est Europa. Come vedete c'è un processo che potremmo definire di convergenza selettiva, cioè chiara nel complesso dell'Unione Europea, dell'Europa, sembrano prevalere processi di agglomerazione rispetto a processi di diffusione della crescita economica, e soprattutto abbiamo diversi andamenti nelle varie aree. In particolare, come vedete, un processo di convergenza sostenuta ha riguardato soprattutto i paesi dell'Est Europa, mentre si evidenzia abbastanza forte una divergenza sostanziale dei paesi dell'Europa meridionale, una sostanziale tenuta dei paesi dell'Europa centrale e del Nord Europa. In questo quadro complessivo vanno lette le dinamiche del nostro paese, che quindi, se nel complesso appartiene, diciamo, a un'area che ha indebolito la sua capacità competitiva verso le altre aree europee, come sapete è un paese profondamente diverso al suo interno, con dei divari territoriali molto rilevanti, cosa, diciamo, che non è un unicum nell'Unione Europea. Ciò che è un unicum nell'Unione Europea è la dimensione dell'area in ritardo che riguarda l'Italia, appunto questa, diciamo, specificità mezzogiorno che riguarda un terzo della popolazione del paese. E se vediamo però, appunto, anche qui lo faccio per grandi, vado per semplificazione, però come vedete questo rallentamento complessivo del paese rispetto alla dinamica europea in realtà ha riguardato tutte le regioni, che qui vedete nella tabella. Per tutte le regioni italiane e per alcune regioni europee abbiamo messo il livello del PIL pro capite fatto 100 l'Unione Europea 2006-2017, quindi vediamo che anche le regioni forti del paese hanno tutto perso posizioni
nel confronto con la media europea. Abbiamo appunto il Piemonte ha perso sedici dal 118 al 102, la stessa Lombardia dal 138 al 128, e all'interno di questa dinamica calante complessiva ovviamente si è anche verificato quindi un doppio divario. Da un lato un divario, diciamo, Italia anche nelle sue regioni più forti rispetto al centro dell'Europa, e il secondo divario si è ancora più ampliato, il divario tra Mezzogiorno e Centro-Nord, tra le sue regioni. Come vedete, questa non è una dinamica specificatamente italiana, perché se vediamo altre regioni forti dell'Europa, pur avendo rallentato la loro crescita, vedete che l'area di Berlino, la Ruhr, beh, per non parlare dell'Inner London, abbiamo tutti, diciamo, indicatori di, diciamo, un vantaggio, diciamo, in termini di differenziale rispetto alla media europea che riguardano tutti i paesi. E abbiamo addirittura alcune, questo è un dato interessante, sia pur non pienamente confrontabile, però abbiamo anche delle piccole aree all'interno dei paesi, appunto, che appartenevano a quella linea gialla che è cresciuto molto nell'est Europa. Abbiamo appunto l'area di, che ne so, di Praga, piuttosto, che ormai ha un livello di PIL pro capita addirittura superiore alla Lombardia, e addirittura, anche se qui veramente la confrontabilità quando parliamo di aree e dimensioni molto diverse, addirittura Bucarest ha un livello di PIL pro capita del 144% della media europea. Chiaro che è difficile confrontare Bucarest con la Lombardia, però in fondo è sempre per darvi un indicatore che ci sono elementi di agglomerazione della crescita anche in area dell'Europa. Quindi appare che nel suo complesso è l'economia nazionale a essere intrappolata in qualche misura, tra virgolette, in una situazione intermedia tra economie forti europee che crescano con innovazione, ricerca, con un incremento dei salari che vedete in quelle aree, diversamente a quanto avviene nelle aree del nord Europa, dove c'è appunto un coordinamento tra settore pubblico e privato. Quelle deboli dell'est, che fanno leva su costi ovviamente per essere competitivi più bassi, sia in termini di attrazione, diciamo, dal punto di vista delle politiche fiscali, sia in termini di costo del lavoro, e quindi, diciamo, questa situazione specifica italiana che inevitabilmente rimanda a quello che è un po' un karma della Svimez, dove appunto, e qui veniamo anche a noi, una strategia nazionale in cui va collocati anche i cosiddetti interventi aggiuntivi. Sono costretto a mettere aggiuntivi tra virgolette, perché appunto lo citava prima Ferdinando Ferrara, la lettera dei poche settimane, pochi giorni fa, della Commissione Europea appunto ci ribadisce che probabilmente questo termine di aggiuntività lo possiamo utilizzare più come elemento di stanziamento più che come elemento di realizzazione, cioè ce lo abbiamo in parte, ce lo troviamo nei documenti di programmazione che riguardano gli stanziamenti per il Mezzogiorno, scompare improvvisamente, non ce lo troviamo più quando andiamo a vedere i dati sull'attuazione. Quindi una divaricazione che fa sì che poi alla fine, in termini di spesa realmente realizzata, l'aggiuntività è di fatto venuta meno non da adesso ma da molti anni. Quindi, se vedete il grafico, questo è, ci fermiamo al 2018, il 2018 è un dato di stima Svimez ma è sostanzialmente allineato al dato Istat, emerge chiaramente quello che vi dicevo, il doppio divario, diciamo, dal 2006 a oggi, in particolare sia nella reazione, sia nel momento della crisi, ma soprattutto nella reazione alla crisi del 2008, abbiamo, diciamo, un andamento abbastanza simile e sempre divaricato, con uno scalino che è quello tra sud e nord e un altro scalino a volte anche più alto dello scalino precedente, che è quello che riguarda la media nazionale rispetto alla dinamica europea. Il Mezzogiorno nello specifico, come vedete, da un lato aggancia in ritardo la ripresina economica post 2008, e ahimè dai dati 2018 e soprattutto dai dati di stima 2019 sembra anticipare la fase di crisi in cui siamo arrivati. La ripresina, vi dicevo, vado anche qua per titoli, 2014-2017 è stato un elemento importante, noi come Svimez l'abbiamo più volte sottolineato, un sostanziale allineamento tra Mezzogiorno e Centro-Nord all'interno di una dinamica dell'Italia soprattutto sempre molto contenuta, in cui, per dirla con uno slogan,
Il settore privato ha fatto il suo mestiere, il settore pubblico molto meno. Cioè la dinamica degli investimenti, li troverete poi nelle analisi del rapporto, anche del rapporto dello scorso anno, hanno mostrato una buona capacità di reazione degli investimenti privati nella fase post-crisi, a dimostrazione che esiste un sud produttivo che ha reagito nella fase post-crisi, ovviamente un po' più ridotto di quanto non fosse prima dell'entrata della crisi, e nel frattempo una dinamica, diciamo, complessiva del settore pubblico e in particolare degli investimenti pubblici, a cui faceva riferimento prima Ferdinando, fortemente e in maniera continuativa e quasi direi acongiunturale, sempre in continuo calo. Sostanzialmente, con l'unica, diciamo, l'unico elemento di correlazione un po' con i cicli di spesa dei fondi europei, ma diciamo molto molto debole nel suo complesso. Cosa succederà nel 2019? Ovviamente qui vi faccio vedere le previsioni che avevamo fatto in occasione delle anticipazioni di fine luglio. Le nuove le troverete il 4 novembre, non ve le anticipo, ma anzi aumento le aspettative su questa straordinaria giornata. Quali sono le previsioni del 2019? Di fatto noi prevediamo che il Sud già nel 2019 potrebbe entrare in una prima fase di sia pur debole, modesta, ma diciamo drammatica recessione, perché proprio viene da eventi di divario così forti. Quindi noi prevediamo per il 2019, ora le stiamo aggiornando, ma non ci saranno grandissimi cambiamenti, una previsione di dinamica del PIL del meno 0,3 nel mezzogiorno a fronte del più 0,3 nel centro-nord. Una leggera ripresa del 2020, anche qua però stiamo elaborando gli ultimi dati anche dell'occupazione, vedere un po' come vanno le cose, anche alla luce della manovra approvata l'altro ieri, e diciamo una poco più che stagnazione nel 2020, però mantenendo un divario di crescita rispetto al centro-nord, soprattutto perché dopo, diciamo, la forte accelerazione, vi ho detto, degli investimenti privati 2016 e 2017 in particolare, già dal 2018 abbiamo monitorato tutti i dati, anche Banca d'Italia, Confindustria mostrano un rallentamento della dinamica degli investimenti privati. Anche qui non abbiamo particolari segnali di ripresa dei consumi e diciamo una dinamica per ora degli investimenti pubblici tendenzialmente ancora calante. Come vi dicevo, l'ultimo dato anche qui sulla spesa in conto capitale della pubblica amministrazione, fonte Agenzia della Coesione, so che è in fase di elaborazione il nuovo quadro finanziario unico, qui ci riferiamo ancora al dato dello scorso anno, come vedete è quello che vi dicevo prima, che questa è la fotografia più chiara dell'indebolimento delle politiche di investimento pubblico nel corso degli ultimi anni, questione nazionale, non tanto e non solo questione meridionale. La spesa per investimenti di fatto ha perso un punto di PIL dal 3,7 al 2% a livello italiano. All'interno del quale, diciamo, abbiamo una dinamica cedente sia della componente del centro-nord, che del mezzogiorno. È chiaro che finché non riusciremo a riattivare questo motore interno della crescita italiana, tutto diventa molto molto più complicato. Perché gli investimenti è la chiave fondamentale, qui peccato che non si vede un pezzo, vabbè, comunque, ci sarebbe scritto di là che questi sono gli effetti di una spesa aggiuntiva di circa 4,5 miliardi di euro di investimenti pubblici nel Mezzogiorno, che vorrebbe dire sostanzialmente riportarlo al dato medio di appena 4 anni fa. Questo determinerebbe un forte impatto sulla crescita, perché in base al nostro modello econometrico, perché la Svimez si è dotato nel corso degli anni di un modello econometrico, diciamo, differenziato per il nord e per il sud, in cui l'Italia è somma, diciamo, dei due sistemi economici e territoriali, si verifica soprattutto sul fronte degli investimenti un moltiplicatore molto sostenuto, un moltiplicatore che è circa pari a 1,5, quindi vuol dire ogni euro speso nel mezzogiorno in investimenti attiva una dinamica del PIL di 1,5, quindi un valore del moltiplicatore molto alto.
per metterlo a confronto quasi doppio rispetto a al moltiplicatore di un incremento della spesa per consumi o per prestazioni sociali, facciamo riferimento, non so, a interventi come il reddito di cittadinanza, ad esempio, che sono interventi che in sostanzialmente un incremento di prestazioni sociali, quel tipo di intervento attiva una crescita inferiore all'unità, investimenti in infrastrutture non solo hanno appunto un moltiplicatore forte, un moltiplicatore che aumenta nel corso degli anni, che addirittura a regime dopo 4 anni diventa 1,85 rispetto a 1,5, e altro elemento che riguarda un po' la constituency della Svimez, che non solo fa bene al sud ma fa bene anche al centro-nord, perché lo stesso investimento, oltre a attivare crescita del PIL nel mezzogiorno, attiva crescita del PIL anche nel centro-nord. Nel caso che abbiamo fatto questo esercizio, i 4 miliardi e mezzo crescono, fanno crescere lo 0,8% del mezzogiorno, ma anche lo 0,1% del centro-nord, in quanto attiva domanda, soprattutto per beni che si utilizzano nel fare gli investimenti, che fanno bene anche al centro-nord. Quindi, per tornare all'appunto di partenza, l'assenza di una politica nazionale di supporto agli investimenti del suo complesso ha determinato sì un aumento del divario nord-sud, ma è anche un bel pezzo della spiegazione del differenziale di crescita complessivo dell'Italia e anche delle regioni forti del centro-nord rispetto alle regioni forti del resto d'Europa. Quindi anche qua abbiamo spento uno dei motori dell'Italia, che è quello che è il motore interno del mezzogiorno, e del complesso la macchina paese cresce, viaggia a una velocità molto più lenta degli altri. E nuovi vi annuncio alcuni temi che saranno occasione del rapporto. Anche qua, scusate la semplificazione, proviamo a alimentare e evidenziare tre nuovi termini in cui si può leggere e articolare il divario nord-sud in questo paese. Un elemento veramente nuovo è la rottura dell'equilibrio demografico, soprattutto nel mezzogiorno, ancora più che il centro-nord. Eravamo ancora abituati a un racconto, a una narrazione dell'Italia fatta da un nord ricco e opulento in cui si facevano pochi figli, e un sud come l'area più giovane dell'Europa. In realtà tutto questo si è improvvisamente e rapidamente modificato. Secondo elemento, un indebolimento dei diritti di cittadinanza. E qui l'altro elemento interessante è che a volte anche con una, probabilmente molto per effetto di quell'indebolimento della macchina pubblica nel suo complesso, però anche questo è un fatto abbastanza nuovo nella nostra storia repubblicana, che su alcuni servizi essenziali abbiamo un peggioramento degli indicatori qualitativi. In realtà nel corso del Novecento, così nel seconda parte del Novecento, in realtà in maniera appunto anche abbastanza svincolata dall'andamento congiunturale del PIL, avevamo alcuni settori del pubblici essenziali, penso sanità, istruzione, dove comunque c'era una continua tendenza al miglioramento dell'avvicinamento tra le due aree del paese. Noi abbiamo identificato su questo invece degli elementi di rottura. E infine un aumento delle disuguaglianze interne tra territori e tra cittadini. Questo riguarda il sud come il nord, quindi un indebolimento della coesione nel suo complesso in questo paese. E poi accanto a questo, che è la parte tradizionale dei divari, abbiamo la parte che che sta erodendo un po' il sentirsi cittadino del mezzogiorno, e questo riguarda i servizi sociali, i servizi sanitari. Questo è un dato anche qua tra virgolette strutturale: sono offerta di posti letto nella sanità e l'assistenza. L'istogramma rosso è sempre il centro-nord, come vedete quello più piccoletto, vicino, più bassetto, è il mezzogiorno, che quindi anche in termini di posti letto erogato è più basso, ma qui gli indicatori sono tantissimi, nel rapporto ne metteremo tanti. Altro tema è l'istruzione, anche qua io credo che veramente sia la prima volta nella storia repubblicana che abbiamo un'inversione in quello che sembrava un'inevitabile tendenza alla chiusura del divario nord-sud in termini di offerta di qualità di istruzione. Qui è il dato più volte richiamato della quota di studenti della scuola primaria con frequenza a tempo pieno, anche qua abbiamo l'84% che non ha
è invertito il quadro, il 84 al nord e il 52% nel mezzogiorno. Ugualmente abbiamo altri dati strutturali, questo è pure un richiamo un po' a tutti noi che in qualche maniera lavoriamo sul tema delle politiche pubbliche. Cioè, abbiamo ancora indicatori di stato dell'edilizia scolastica, nonostante moltissimi annunci su investimenti e risorse stanziate sul tema dell'edilizia scolastica, in cui abbiamo ancora una prevalenza di strutture al mezzogiorno senza certificato di agibilità, con una quota di l'85% senza spazio mensa, il 60% senza palestra, con tutti i dati MIUR che dimostrano che ancora una volta abbiamo un divario molto forte che si traduce anche in un peggioramento della diciamo la dispersione scolastica, o comunque la bassa capacità ancora confrontata con i livelli europei di far raggiungere una quota consistente della popolazione livelli di scolarizzazione elevata. Questi sono appunto i giovani che abbandonano praticamente gli studi, cioè è la quota sostanzialmente di giovani e questo è il drammatico, cioè tra i 20 e i 25 anni che hanno al massimo la licenza media. Siamo anche qui su dati superiori a tutti i livelli medi europei, con un divario ancora nord-sud molto importante, quindi diciamo abbiamo quasi tra il 15 e il 20% dei giovani nel mezzogiorno che hanno al massimo la licenza media. È chiaro che qualunque percorso di sviluppo perde un pezzo della crescita, la perde con quel 15-20% che inevitabilmente, avendo una formazione scolastica così bassa, sono fuori dai percorsi di crescita legati alla conoscenza e all'innovazione, che sono poi quelli determinanti. Nel frattempo, nel mezzogiorno abbiamo anche tante aree di vitalità, questo l'avevo chiamato i nuovi doppi divari, cioè a fronte di questi dati che vi raccontavo sull'istruzione, in realtà crescono le start-up. Abbiamo la dinamica delle start-up nel sud anche più forte nel mezzogiorno e nel centro-nord, quindi diciamo la realtà, quando vi dicevo prima, i divari anche interni, è sempre molto complesso. Cioè abbiamo un sud che reagisce, l'abbiamo visto pure sugli investimenti privati e sulle imprese, abbiamo molte imprese che passate le crisi hanno tutti indicatori di bilancio migliori di prima della crisi, quindi probabilmente il processo di selezione ha fatto sì che abbiamo un tessuto industriale più piccolo ma anche più competitivo. Anche i dati sull'export confermano che dal sud l'export cresce, però ci perdiamo un bel pezzo. Ugualmente sul tema dell'istruzione e della formazione abbiamo da un lato delle università più competitive, migliori nei target europei, che sfornano anche laureati in grado di costruire start-up nel mezzogiorno, ma nel frattempo ci perdiamo un bel pezzo della popolazione che non riesce neanche a conseguire la secondaria superiore. Questo chiaramente richiede un grande piano di investimenti in infrastrutture economiche e sociali, dicevo non soltanto perché hanno un moltiplicatore più alto, ma perché costruiscono quelle condizioni di contesto fondamentale per accelerare i processi di crescita. L'abbiamo detto già a agosto, lo ribadiremo a gennaio, ci aspettiamo molto che nel piano sud proprio il tema delle infrastrutture sociali sia un tema fondamentale di intervento. Quelle opportunità che abbiamo create da un settore universitario che è cresciuto, sia pur con, diciamo, anche qui con qualche rischio di arretramento nel corso degli ultimi anni, insieme a un tessuto di imprese che ha resistito, vuol dire innanzitutto creare sistema, provare a crescere creando sistema, e questo credo che sia un tema della politica nazionale, ma sia anche un tema, e qui lo lascio come ultima sollecitazione, anche un tema soprattutto delle politiche di coesione degli ultimi anni. Cosa vuol dire fare un investimento per migliorare il contenuto di conoscenza di questo territorio? Vuol dire senz'altro ricerca, innovazione, sviluppo, però insomma il problema è aumentare il sistema produttivo, quindi anche questo, io credo poco alle definizioni molto chiuse, cioè noi abbiamo il rischio, di cui abbiamo parlato più volte, appunto di una concentrazione molto forte della programmazione nei prossimi anni sul tema innovazione e ricerca. Fare innovazione e ricerca è più facile dove c'è un tessuto di produttivo consolidato. Altrettanto io proverei a mettere in luce il contrario. Vi faccio vedere rapidamente queste due slide. C'è una fortissima correlazione, ad esempio, tra quanto una regione è vocata all'esportazione e quanto sono la spesa in ricerca industriale. Quindi
Quindi innanzitutto dobbiamo fare politiche estensive del processo produttivo, quindi qualunque investimento nel mezzogiorno fa crescere la dimensione delle imprese, fa crescere il numero delle imprese, in qualche misura a sua volta si porta dietro anche un investimento in innovazione e ricerca. Ugualmente viene la stessa cosa, la propensione a esportare, la produttività brevettuale, cioè dove c'è più, dove sono le regioni che hanno più la propensione all'export, hanno più, appunto, hanno più imprese che insomma che domandano innovazione, più in questo avremo produttività brevettuale. Quindi se non mettiamo insieme l'intervento specifico tra innovazione e ricerca con ancora un intervento che aiuti senz'altro, diciamo, gli investimenti di carattere sociale, ma nel frattempo faccia crescere il tessuto di imprese del territorio, quanto più i due pezzi della politica possono tenersi insieme e determinare veramente una nuova politica per il Mezzogiorno che all'interno di un contesto nazionale più favorevole riesca, diciamo, a favorire quei processi di dispersione, di trasmissione della crescita tra i territori che sono mancati negli ultimi anni. Questo va fatto subito. Io cito sempre, quando parlo di conoscenza e di futuro, il mio amico Groucho Marx, che diceva: mi interessa molto il futuro perché è lì che passerò il resto della mia vita. Che vuol dire? Vuol dire che il futuro comincia domani, e quindi, diciamo, non è qualcosa che riguarda qualcuno, e nel caso vostro probabilmente riguarda da domani discutere sulla nuova programmazione. Grazie. Grazie ancora Luca Bianchi, brevissime considerazioni. La prima, direi che non è un caso che nei temi unificanti con cui siamo partiti per il percorso partenariale noi avevamo proprio indicato la riduzione di alcuni divari sui servizi essenziali che caratterizzano sia le regioni, sia le regioni al loro interno. È evidente che ci sono alcuni di questi divari in cui la politica di coesione europea non può incidere al massimo, ma su altri sì. Sull'abbandono scolastico, sulla dotazione infrastrutturale e la qualità infrastrutturale delle scuole, sulla mobilità fra le regioni nel mezzogiorno, credo che voglio dire che credo anche questo sia un diritto essenziale di un cittadino nel mezzogiorno, la mobilità di potersi muovere all'interno del mezzogiorno come ci si muove all'interno di altre aree del paese. Su questo credo che la politica di coesione possa e debba fare molto, e queste politiche devono essere necessariamente al centro dei temi qualificanti e delle priorità della prossima programmazione. Lo stesso lo dico sull'evidenza che la rilevanza che è stata data a alcuni strumenti per incentivare l'innovazione e la dimensione e la robustezza delle imprese al mezzogiorno. Io credo che proprio per dare continuità a questa spinta degli investimenti privati che c'è stata negli ultimi anni, anche grazie a alcune politiche di incentivazione, la nuova politica di coesione debba tenere conto di questo e prevedere quindi per quanto riguarda le imprese anche strumenti automatici che hanno dimostrato di essere appetiti e prontamente utilizzabili dalle imprese e che anche tra l'altro consentano anche di assorbire la dimensione di risorse che sarà destinata sicuramente, non sappiamo ancora con quale percentuale di concentrazione, all'obiettivo 1. Della nuova politica di coesione. Altro punto che volevo sottolineare, senza voler anticipare ovviamente i contenuti della legge bilancio che saranno resi noti nei prossimi giorni, ma molte delle priorità che aveva evidenziato Luca su quelle che sono le politiche a favore delle imprese per migliorare la competitività delle imprese al sud potrebbero e dovrebbero essere previste nella prossima legge di bilancio. Come nella prossima legge di bilancio o addirittura nel decreto fiscale ci saranno misure molto molto importanti per l'accelerazione degli investimenti e quindi anche per verificare, diciamo, sul campo il modello Svimez di moltiplicatore, speriamo.
comunque questo è un vero problema, quello che ha evidenziato Luca e che avevo detto io anche io all'inizio. C'è la divergenza sempre più grande fra quanto riguarda gli investimenti, investimenti in conto capitale del settore pubblico, fra i dati del conto economico e i dati di cassa, al di là di addivenire a meccanismi tali, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi 2 e 3 di partire subito sfruttando e partendo da quello che è lo stato dell'arte sull'attuale programmazione, soprattutto per quanto riguarda l'FSC, in maniera tale di avere una cognizione immediata degli interventi che potranno essere poi inseriti nell'ambito della programmazione 21-27. Lo stesso discorso vale sul discorso delle aree interne, i dati sullo spopolamento dei comuni sotto 5.000 abitanti, soprattutto nel mezzogiorno, sono dati veramente preoccupanti. E su questo l'ho annunciato il ministro, quindi non dico nulla di nuovo, nella legge di bilancio sarà previsto il raddoppio degli stanziamenti per la strategia nazionale delle aree interne, quindi la possibilità sia di rafforzare le strategie sulle aree interne già esistenti, sia soprattutto di individuare nuove aree in cui applicare la strategia. Un'ultimissima considerazione che veramente credo che debba essere monito a livello proprio di politica economica nazionale. Dai dati che ci ha fatto vedere Luca sul PIL pro capite ci evidenziano che se il trend continua a essere quello degli ultimi 10 anni, noi rischiamo che alcuni modelli di economia territoriale che per decenni sono stati il fiore all'occhiello del modello di sviluppo italiano rientrino nella programmazione 28-35 nell'ambito delle regioni in transizione. Credo che questo sia un elemento di grande preoccupazione e di grande necessità per guardare al futuro con gli occhi che ci diceva prima Luca. A questo punto darei la parola al dottor Simoncelli per la valutazione in materia di andamenti demografici a mezzogiorno. Grazie. Grazie, buonasera. Sono particolarmente contento di fare questo intervento dopo il direttore Bianchi, perché come in qualche modo vedere in maniera puntuale quali sono le ricadute dei dati. Quando diciamo vediamo i dati, fondamentalmente non sempre colleghiamo quei dati ai territori, ai paesi, alle persone. Questo lavoro fatto nell'ambito della rete nuclei nazionale attraverso il coinvolgimento dei nuclei di valutazione territoriale e degli altri soggetti che ne fanno parte ci dà l'opportunità di capire che cosa succede effettivamente valutando quelle che sono le misure che poi vengono messe in campo e quindi facendo diciamo un feedback delle valutazioni in quanto rete nuclei di quello che poi cerchiamo di mettere in campo, io direi più che per contrastare, per mitigare in qualche modo quei dati, perché in qualche volta sembra di voler fermare l'acqua con le mani. Vediamo in pratica quali interventi hanno contribuito a contrastare lo svuotamento dei territori. Questo è stato l'obiettivo della nostra indagine, della nostra ricerca. E quali strumenti hanno garantito maggiore qualità. Quali invece, anche avendo l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e gli squilibri territoriali, invece hanno contribuito ad aumentarli. Anche questo è abbastanza interessante. In continuità con quello che diceva il direttore Bianchi, moltissimi giovani, compresi tra i 15 e i 34 anni, si sono trasferiti. Non si tratta solo, come si pensa spesso, di cervelli in fuga, perché diciamo più o meno il 30% è laureato, ma molti non lo sono. E solo 6 province, tra tutte quelle del diciamo presenti, hanno un saldo migratorio positivo da questo punto di vista. Quindi in pratica noi abbiamo cercato di analizzare attraverso una mappa cognitiva come contrastare l'abbandono attraverso una serie di misure che poi ci sono pervenute dai territori, dalle varie regioni, attraverso note sintetiche di valutazione, come far tornare, come governare l'abbandono, ma anche come attrarre cervelli e popolazione, perché non c'è solo un problema di perdere
giovani, di perdere cervelli, di perdere talenti, c'è anche il fatto che noi non riusciamo ad attrarli. Quindi da un lato perdiamo in uscita, ma dall'altro non guadagniamo in entrata. Ecco, questa piccola mappa ci aiuta molto a capire, diciamo, quali sono le misure che possono, diciamo, da questo punto di vista aiutare. Alcuni degli strumenti che sono stati utilizzati sui territori sono certamente tra i vari tirocini di inserimento che, dalle valutazioni in nostro possesso a livello delle varie regioni che ce le hanno mandate, hanno dato dei risultati positivi, soprattutto perché in forte collegamento con il territorio e con le imprese del territorio. Spesso sentiamo che c'è un gap tra domanda e offerta di lavoro. Ebbene, questo strumento ha funzionato bene, le nostre rilevanze sono positive. Meno invece, da questo punto di vista, hanno funzionato i master e anche i dottorati di ricerca. Non perché non aiutino a trovare lavoro coloro che li fanno, ma spesso aiutano a trovare lavoro nel posto in cui queste persone fanno il master o fanno un dottorato di ricerca. Quindi dal nostro punto di vista sono, diciamo, negative per i territori di origine. In qualche modo investiamo in formazione di cervelli che poi vanno da un'altra parte. Qui alcuni strumenti che abbiamo utilizzato, che abbiamo analizzato, tipo la long list giovani imprese del Fondo Sociale Europeo 2007-13 della Regione Basilicata e Master and Back della Regione Sardegna. Altre misure che hanno funzionato sicuramente: il microcredito e anche lo sportello imprese. Da questo punto di vista, diciamo che c'è una varia assonanza, una vasta assonanza tra i vari territori che hanno utilizzato questi strumenti, che hanno dato sempre un ritorno positivo in termini di creazione di nuove imprese. Avendo noi fatto proprio sul campo, ad esempio in Basilicata, la valutazione ex ante del microcredito 2007-2013, diciamo che lo strumento potrebbe avere anche un ritorno maggiore attraverso l'utilizzo di misure di accompagnamento, perché molto spesso questi giovani che richiedono un piccolo, diciamo, investimento, di solito a tasso zero, per mettere su un'impresa, non hanno una grande conoscenza di impresa. Quindi essere non solo finanziati ma anche accompagnati attraverso servizi dedicati potrebbe aiutare a migliorare anche i tassi di ritorno, che già sono positivi. Altro problema riguarda quello delle aree interne, no? Si diceva spesso di queste aree ormai non a rischio spopolamento, a vasto spopolamento. Il problema è quello che si evidenziava prima: la mancanza di servizi essenziali, la scuola, l'ospedale, i trasporti pubblici. Da questo punto di vista noi abbiamo notato che i processi partecipativi con il territorio possono aiutare, per esempio nell'ambito degli investimenti integrati territoriali, della strategia per le aree interne, ma c'è anche un certo gap tra quelle che poi sono le procedure per mettere effettivamente in campo le misure che vengono auspicate e promosse attraverso questi interventi. Quindi sicuramente questo è uno strumento che può funzionare, deve funzionare, sulle quali ci sono decisamente delle prospettive di miglioramento e che possono in qualche modo servire a garantire che le piccole comunità, che poi sono un presidio del territorio, non si svuotino completamente. Io avrei terminato, ovviamente sono a disposizione per eventuali domande se ce ne fosse necessità. Prendo solo 10 secondi per ringraziare tutte le regioni che hanno contribuito al nostro lavoro, i nuclei di valutazione, gli altri soggetti della rete nazionale che hanno contribuito a fare in modo che la rete è stata in grado di preparare dei documenti che non hanno riguardato solo lo squilibrio territoriale, ma anche altri importanti gruppi di lavoro, tra cui praticamente gli strumenti territoriali, innovazione sociale, imprese e ricerca
e praticamente politiche attive del lavoro. Grazie, buona serata. Sì, grazie per il lavoro fatto, che evidenzia l'importanza poi di seguire sempre poi i programmi e le politiche con un'attenta fase di analisi e valutazione degli effetti, al fine anche di quella che sarà saranno le prossime programmazioni e le prossime decisioni dei policy makers. Adesso arriva un momento molto importante, soprattutto ai fini del sottocomitato a mezzogiorno e anche tenuto conto del periodo dell'anno in cui ci troviamo, ed è lo stato di attuazione del mezzogiorno dell'attuale ciclo di programmazione 14-20, in termini soprattutto con un focus anche sulle certificazioni in atto e sugli obiettivi di N+3 da raggiungere entro la fine di quest'anno. Do la parola a Antonio Caponetto, il direttore dell'Agenzia per la Coesione. Grazie Antonio. Buonasera a tutti, appunto siamo adesso alla fase di presentazione dei dati di avanzamento. Ecco, controllo anche l'avanzamento delle slide sia fluido. Allora, qui siamo su una, presento subito una tabella di sintesi che ha lo scopo di evidenziare anche le modifiche rispetto ad alcuni dati di carattere macro che sono stati presentati nell'ultima riunione del Comitato Mezzogiorno che risale a più di un anno fa, all'aprile del 2018. Naturalmente qui, come nelle altre successive slide più dettagliate che vi illustro, ci sono i dati dei programmi operativi regionali e poi c'è l'estrapolazione che è stata fatta dei programmi operativi nazionali, che incidono naturalmente sulle diverse aree del paese. Intanto il primo elemento che naturalmente vi devo segnalare è che c'è una differenza in negativo rispetto al dato del programmato. Quest'ultima si spiega con il fatto che, come tutte le autorità di gestione presenti sanno e in generale tutti gli operatori hanno già scontato questa informazione, alla fine del 2018 alcuni programmi hanno ridotto, devo dire anche sulla base anche di una raccomandazione fatta da parte dell'Agenzia, la quota di cofinanziamento nazionale. Per cui oggi il dato del programmato al 30 settembre complessivo è di 30,6 miliardi. Il dato cumulato della certificazione è di 5,3 miliardi, che corrisponde a circa il 17,5%. Prima considerazione: a distanza di un anno abbiamo un incremento di quasi 15 punti percentuali. Naturalmente questo incremento aumenterà ulteriormente, perché ci stiamo avvicinando alla scadenza dell'N+3, sappiamo tutti benissimo che c'è un fisiologico accelerazione nelle certificazioni nell'ultima parte dell'anno, consentitemi di dire anche la parentesi un po' ahimè, perché non è... è ormai un dato, diciamo, storico fisiologico, ma è comunque anche un po' problematico questo, perché naturalmente tende a concentrare moltissimo poi le energie e anche lo stress della situazione nell'ultimo trimestre o addirittura nell'ultimo bimestre. Qui abbiamo una raffigurazione delle varie categorie di programmi operativi divisi tra PON e POR, e lo abbiamo messo in confronto con il totale Italia, e qui devo immediatamente segnalare tale per cui la percentuale complessiva è, appunto, come ho detto prima, quella del 17,5% rispetto a una percentuale di certificazione Italia del 20,7%. Ovviamente questo dato
ha molte spiegazioni tecniche, nel mezzogiorno si concentrano un numero multiplo di risorse rispetto alle altre regioni e anche quindi la dimensione degli interventi, anche la tipologia degli interventi è diversa e comporta tempi più lunghi. Però questa spiegazione tecnica non può essere consolante anche alla luce di tutto quello che abbiamo sentito qui finora, anche sia da parte, soprattutto da parte di Luca Bianchi, cioè è evidente che dobbiamo invece, proprio il mezzogiorno è l'area del paese che ha bisogno di maggiore accelerazione, quindi per quanto la certificazione poi sia anche un precipitato amministrativo di una serie di fasi amministrative, quindi non, diciamo, un'approssimazione poi della spesa effettivamente sostenuta, però non c'è dubbio che è anche un'approssimazione che ci dice che rispetto a quello che sarebbe il fabbisogno del mezzogiorno noi non possiamo accontentarci di essere più o meno nella media nazionale. Quando uso la prima persona plurale in questo caso dico noi cittadini del mezzogiorno. La slide successiva mostra l'evidenza dei programmi nazionali. Ripeto, si tratta di una estrapolazione, segnalo una media complessiva che è del 16,8%, fra un attimo, ma vi anticipo subito che invece i programmi operativi regionali presentano una percentuale finale di media leggermente più elevata. Devo qui anche evidenziare alcune particolari situazioni di criticità rappresentate dal programma Legalità e dal programma Ricerca e Innovazione e anche dal programma Scuola, che sono decisamente al di sotto di questa media. Questa invece, appunto, come dicevo, è quella dei programmi operativi regionali, che complessivamente determina una media come di una percentuale di certificazione aggregata pari al 17,9%. Qui abbiamo il dettaglio dei programmi operativi regionali. Anche qui ci sono alcune, se guardiamo soprattutto all'ultima colonna, che è quella più diciamo di stretta attualità, fatemi dire, relativa cioè al differenziale di spesa da certificare da qui a fine anno, abbiamo una media del 30%, ma abbiamo anche alcune situazioni sopra questa media e in particolare, quindi dirò, poi spenderò alcune parole quando adesso vi esporrò rapidamente alcune azioni che sono messe in campo attualmente, e quindi però c'è un discorso anche in più da fare, qualche parola da spendere in più per quanto riguarda la Sicilia, che è sicuramente quella in questo momento più in ritardo rispetto alla certificazione. Gli altri programmi operativi regionali, che in valore assoluto presentano una distanza dal target dell'N+3, sono anche il programma operativo Puglia e il programma operativo della Campania. Questi sono dei dati invece relativi alla verifica dei target intermedi del performance framework. Qui posso dire che, tenuto conto delle decisioni che la Commissione ha adottato nel corso dell'estate, è confermato l'elenco dei programmi operativi che era già allegato alla relazione ex articolo 52 che è stata inviata il 23 agosto scorso alla Commissione. 9 programmi operativi hanno conseguito i target intermedi su tutti gli assi, 12 programmi operativi FES e 8 programmi operativi plurifondo invece non hanno conseguito i target per uno o più assi.
per un totale FES di riserva di performance da riallocare di circa 508,89 milioni, che sarebbe il 25% del totale della riserva del FES. Per quanto riguarda questo dettaglio delle varie regioni, delle varie categorie di regioni, aggiungo che per il Mezzogiorno la riserva di performance che deriva da assi che non hanno superato la verifica, che siano Poro, che siano PON, è pari a 482 milioni e si concentra maggiormente nelle regioni meno sviluppate. Questa è la quota FES del POR dei programmi operativi regionali. Queste sono quindi le tabelle con i dati che intendevamo presentare qui. Come ho detto prima, qualche parola anche su quello che si sta facendo. Allora, ci sono alcune misure di carattere generale e poi, come sapete, ci sono anche alcune raccomandazioni o alcuni suggerimenti, interventi, opportunità che cerchiamo di dare come agenzia alle singole autorità di gestione. Per quanto riguarda gli interventi di carattere più generale che interessano tutti, segnalo il fatto che, come già presentammo al precedente comitato per l'accordo di partenariato di luglio, abbiamo presentato, ed è tuttora in corso di negoziato, ma direi che siamo certamente alle battute finali, una proposta di modifica dell'accordo di partenariato che sostanzialmente propone i seguenti interventi di facilitazione. Anzitutto una revisione in incremento, ovviamente, del vincolo che oggi abbiamo sull'obiettivo tematico 7 sulla rendicontabilità di interventi di trasporto stradale nelle infrastrutture stradali, oggi del 10%, abbiamo chiesto alla Commissione di farlo salire in modo sensibile. Un'altra modifica importante riguarda la possibilità di intervenire anche sugli edifici pubblici per le bonifiche dell'amianto e anche relativamente alle un altro meccanismo di facilitazione per evitare di essere costretti in modo obbligatorio a recuperare i benefici finanziari dagli utenti per gli interventi di riqualificazione energetica. Comunque sono i temi che credo tutti già conoscono perché sono stati oggetto di comunicazione formale ai membri del comitato e poi erano stati accennati anche a luglio. Un'altra azione correttiva di carattere generale invece riguarda il credito d'imposta e qui spendo qualche parola in più per dire che sul credito d'imposta Mezzogiorno, che come voi sapete era già previsto per 1 miliardo a carico delle risorse europee, noi abbiamo dei dati di fruizione da parte dell'Agenzia delle Entrate molto elevati. Sotto questo profilo, pur consapevoli di una serie di problematiche che attengono ai controlli di questo particolare tipo di strumento, noi però stiamo raccomandando, e colgo l'occasione di oggi per ripeterlo, alle autorità di gestione di utilizzare in particolare la procedura un po' semplificata che già alla fine dell'anno scorso noi proponemmo. Ad ogni modo, a breve noi trasmetteremo anche, avendola condivisa con l'IGRUE del Ministero dell'Economia, una pista di controllo e la relativa checklist per effettuare la verifica amministrativa di controllo di primo livello, in modo da dare una istruzione, uno standard sostanzialmente alle autorità che devono appunto procedere a questi controlli per poter certificare. So che c'è un po' di scetticismo, diciamo, l'elemento semplificatorio riguarda soprattutto la possibilità di certificare le anticipazioni, quindi il 40% di quello che risulta fruito, lo riteniamo uno strumento utile sia per la necessità di rispettare i target di spesa, naturalmente compatibilmente con la programmazione, con la struttura dei singoli programmi, ma sia anche proprio perché noi abbiamo comunque
fin dall'origine previsto per la copertura di questo strumento, che comunque su cui c'è un giudizio di risultati abbastanza positivo e che quindi sarà probabilmente anche rifinanziato dalla legge di bilancio, ma su questo noi abbiamo anche appostato, previsto una copertura a carico dei fondi europei per la montata di 1 miliardo, che quindi sarebbe altrimenti non utilizzando questa possibilità saremmo costretti poi a coprirla con il fondo sviluppo e coesione, e quindi in ogni caso riducendo poi su un altro canale le disponibilità finanziarie per altri investimenti. Ho detto, volevo spendere anche due parole in particolare sulla regione siciliana, che oggi la regione con questa diciamo più distante dal target, e la cito però perché è anche un esempio del tipo di azione che come agenzia siamo pronti anche a replicare. Io mi auguro di no, ovviamente, ma con la regione siciliana già l'anno scorso era stato stipulato dall'allora ministro, dall'allora commissaria europea alla coesione, dal presidente della regione, un accordo di cooperazione rafforzato che prevede una presenza sul campo in particolare di colleghi del nucleo di verifica e controllo, una task force che sta cercando di accompagnare gli uffici regionali nella realizzazione del target. E azione che si svolge attraverso il suggerimento di alcune raccomandazioni, e quindi un lavoro che stiamo facendo intensamente. Segnalo e richiedo a tutte le autorità di gestione di esprimere quindi all'agenzia, al di là della nostra azione di monitoraggio, di stima anche dei rischi che si possono verificare, delle situazioni particolarmente difficili che possano essere diciamo superate insieme attraverso uno sforzo più intenso. Grazie. Grazie Antonio, e anche qui sono stati evidenziati alcuni elementi che poi saranno centrali anche nelle giornate a Trieste di confronti trilaterali che avremo con la Commissione e con alcune delle amministrazioni che ha evidenziato Antonio hanno in questo momento maggiori ritardi nell'attuazione della programmazione. Per quanto riguarda il lato FSE, adesso invece lascio la parola alla dottoressa D'Angelo per l'attuazione, grazie. Grazie, adesso recuperano la presentazione, e per il fondo sociale seguiamo lo stesso indice della presentazione che c'è stata sul FESR, dove cerchiamo di rendere il più parlanti possibili i dati di spesa, rispetto ai quali cerchiamo anche di trovare degli elementi che possano in un certo senso rispondere con più informazioni di contesto anche a quella che è l'analisi che ha aperto i lavori. Ok, allora nell'analisi che cosa in primis abbiamo voluto fare in continuità con un'analisi che portiamo avanti già da un anno? Innanzitutto vedere a che punto il Mezzogiorno si colloca rispetto alla media europea, che informazioni prendiamo a riferimento. La media europea, quando ci confrontiamo ai tavoli europei, confronta quelli che sono rimborsi, cioè pagamenti della Commissione allo Stato su quella che è la dotazione finanziaria. Delle informazioni più spacchettate che ci si avvicinavano per poter fare un'analisi interna allo Stato è quella relativa alla spesa certificata sulla dotazione finanziaria. Chiaramente la spesa certificata è un po' più alta di quanto è il rimborso della Commissione, quindi la Commissione ci vede avanzare in meno di quanto invece la spesa reale è. Scusate la tecnicalità, però era necessario fare questa premessa.
Ebbene, che cosa vediamo? Che i programmi nazionali che incidono nell'area del Mezzogiorno, sì, il programma che supera ampiamente la media europea è l'iniziativa Occupazione Giovani, che però va detto, lo ricordo anche se è noto, è un programma che vede tutte le regioni, organismi intermedi e tutte le regioni del Mezzogiorno, in questo caso non c'è la provincia autonoma di Bolzano, ma è un dato che riguarda le regioni più sviluppate. Il programma nazionale che nell'area del Mezzogiorno si avvicina di più alla media nel rapporto tra spese certificate e dotazione finanziaria, poi è i sistemi di politiche attive per l'occupazione, e poi segue ricerca, scuola, metro, inclusione, legalità e governance. La dimensione della bolla è relativa a quella che è la dimensione finanziaria del programma. Ora è singolare come la media Italia più o meno si attesti attorno al 20%, 21% dovremmo dire, che è molto vicina a quella che è la media della spesa anche del FESR, quindi FESR e Fondo Sociale più o meno hanno una media Italia che è in linea. Ora rispetto, se si considera quella che invece è la media dell'Italia, abbiamo che il programma, anche il programma Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione la supera. Abbiamo voluto anche confrontare questa performance con quella che era la performance dell'anno 2012 del precedente ciclo di programmazione. Il precedente ciclo di programmazione 2012 veniva a seguire due anni in cui si è operata un'iniziativa di accelerazione della spesa che ha ridotto il cofinanziamento nazionale, per cui abbiamo una percentuale di media Italia che è più alta di quella attuale, e così come però era più alta anche la media europea. Perché è messo in nota la media europea, se la media italiana del 2012 era del 31%, la media europea era del 37%, ed anche qui è singolare come in quel ciclo di programmazione la differenza tra la media italiana e la media europea più o meno coincida con lo stesso numero di punti percentuali, più o meno. Facciamo lo stesso esercizio per quanto riguarda invece la programmazione. Qui abbiamo inserito anche i programmi delle regioni del nord, che sono quelli contraddistinti dal rosso, solo perché aiutano l'analisi, perché invece i programmi del Mezzogiorno appunto sono quelli in verde, che sono relativi alle regioni in transizione, e quelli in azzurro, che sono relative alle regioni meno sviluppate. La slide ormai la leggiamo. Quali sono? Vediamo che vi è la regione Molise, una regione in transizione che si colloca sulla media europea e quasi la raggiunge, e abbiamo che la Sardegna si avvicina invece alla media italiana per quanto riguarda le regioni in transizione, abbiamo che la Campania e la Puglia si avvicinano molto alla media italiana e superano diversi programmi delle regioni più sviluppate. È stato importante affrontarlo anche a livello di programma, di singolo programma, questa analisi, perché altrimenti vi faccio vedere come sarebbe venuta invece l'analisi se avremmo considerato in maniera piatta esclusivamente le categorie di regioni. La distanza era molto diversa e questo ci induce a pensare, torno un attimo indietro, ci induce a fare sempre un'analisi anche che differenzi i contesti anche nell'ambito della stessa categoria di regioni. Per quanto riguarda poi, rientrando nella, in ottica invece solo di Mezzogiorno, in un'ottica nazionale, qual è l'attuazione del fondo sociale complessiva tra programmi nazionali e regionali nelle aree del Mezzogiorno? L'impegnato sul programmato è il 58%, la spesa ammissibile dichiarata sull'impegnato è il 36%, la spesa è al 31%. Andiamo a vedere queste realtà, cioè queste percentuali, da quali obiettivi specifici sono alimentate e in che misura. Andiamo a vedere che l'obiettivo che comunque incide in maggior misura per quanto riguarda tutte e tre le componenti, quindi sia dell'impegnato che quello delle spese certificate, è rappresentato dall'occupazione, che è
sono i cerchi che trovate sulla sinistra della slide. L'altro asse è quello dell'istruzione e formazione, c'è l'inclusione e poi la capacità istituzionale. Se noi andiamo a vedere invece qual è la situazione, diciamo, per categorie di regioni, rispetto ai diversi obiettivi tematici, vediamo che sono naturalmente le meno sviluppate anche per la loro dimensione finanziaria, che incidono maggiormente su quelli rispetto alle regioni in transizione, ma questo dipende esclusivamente dalla dimensione. Siamo andati poi, sempre procedendo per analisi, a vedere, abbiamo visto quindi quali sono gli obiettivi che incidono di più. E vi devo dire, prima di vedere tra programmi nazionali e programmi regionali che sempre sullo stesso territorio insistono, come invece performano, che se l'occupazione è l'asse che incide di più, grandissima parte di questo asse occupazione è rappresentato dall'incentivo. Quindi questa è una prima analisi che andiamo a fare, guardando poi dentro a quelli che sono gli obiettivi tematici che incidono di più, quali sono poi gli interventi che incidono maggiormente. È stato ricordato l'importanza che ha avuto il credito d'imposta per il FESR, e l'incentivo ha avuto un effetto non soltanto appunto nella spesa, ma ha rappresentato anche un'iniziativa di accelerazione della spesa nel Mezzogiorno, perché se andiamo ad analizzare qual è la distanza dalla situazione dell'N+3 dei programmi del Mezzogiorno, vediamo che ci sono dei programmi che hanno già raggiunto l'N+3, come il Molise, o ci si avvicinano, come la Calabria che è all'80% o la Campania che è all'87%. In questi territori ha inciso l'incentivo. In particolare in Molise, in Calabria e in Sicilia lo scorso anno è stata sperimentata un'iniziativa di accelerazione della spesa, per cui un incentivo costruito, automatizzato, quindi di decontribuzione, costruito a livello nazionale, è stato riproposto al territorio, incamerato, ed è stato possibile così conseguire il target di spesa, gli obiettivi di spesa del performance, nel caso del Molise anche l'obiettivo del target di spesa di quest'anno. La situazione comunque del fondo sociale rispetto al target di spesa dell'N+3 vede comunque tutti i programmi a un livello di attuazione superiore al 50%, la Puglia è al 55% del conseguimento, considerando, diciamo, che comunque è uno dei programmi più grandi del Mezzogiorno, la Campania è quella che si avvicina di più all'87%, sfiora il 60% l'Abruzzo, mentre si allineano attorno al 70% sia la Basilicata che la Sardegna che la Sicilia. Ritorno quindi invece ad approfondire, diciamo, sempre a cercare di rendere i dati di spesa parlanti per quanto è possibile. E quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati a guardare come nell'area del Mezzogiorno si muovono i programmi nazionali e come si muovono i programmi regionali. Per l'obiettivo occupazione, i programmi nazionali e il programma iniziativa occupazione giovani, che però vede tutte le regioni, come ho detto, organismi intermedi del programma, e il programma sistemi di politiche attive per l'occupazione. E per quanto riguarda l'obiettivo tematico 8, ne vediamo che i programmi nazionali, in percentuali diverse, più ampie per quanto riguarda la percentuale degli impegni, meno ampie per quanto riguarda la percentuale delle spese certificate, hanno un avanzamento nel Mezzogiorno più veloce, se vogliamo così dire, di quello dei programmi regionali. Naturalmente questo dato va analizzato anche sulla base della tipologia degli interventi che sono finanziati, anche alla luce dell'incentivo che vi dicevo, che poi è un intervento che insiste su entrambi i programmi. Per quanto riguarda l'inclusione, invece, i programmi nazionali che intervengono sono il programma della legalità e il PON inclusione e il PON metro in piccola parte, e vediamo che se i programmi nazionali leggermente performano meglio dei programmi regionali nel Mezzogiorno in termini di impegni, i programmi regionali performano decisamente meglio per quanto riguarda, diciamo, l'avanzamento della spesa sull'impegnato.
istruzione e formazione abbiamo una situazione analoga, anche se con distanze diverse. Nel caso dell'istruzione e della formazione insistono tre programmi nazionali, ricerca, sistemi di politiche attive per l'occupazione e il programma della scuola, e in termini di impegni la performance è meglio sui programmi nazionali, mentre è anche qui significativa, quasi più del doppio, l'avanzamento nella certificazione della spesa rispetto agli impegni sui programmi regionali. Sulla capacità istituzionale si riflette la stessa migliore performance dei programmi nazionali in termini di impegni, qui il programma nazionale e quello della governance, mentre dal punto di vista della spesa anche qui la migliore performance la registriamo sui programmi regionali. Abbiamo provato ad analizzare un pochino anche quali erano i dati che potessero emergere dal performance. Prioritariamente abbiamo analizzato quello che è il dato finanziario, poi abbiamo provato anche ad indagare qual erano la correlazione invece con quelli che sono gli indicatori di output, perché la sfida era portarli avanti insieme. Allora, nelle regioni del mezzogiorno la riserva di performance ammontava a 826,56 milioni, 222 sono quelle che invece non sono state conseguite e devono essere riallocate, per il 93% nelle regioni meno sviluppate, per il 7% nelle regioni in transizione. Se andiamo a vedere quanto incideva rispetto alla dotazione delle regioni in transizione e delle regioni meno sviluppate la riserva, trovate le percentuali nel riquadro in basso, circa il 27% per le regioni, quasi 28% per le regioni meno sviluppate, meno invece di 20% per le regioni in transizione. E qui vedete quella che, adesso c'è un errore nella slide probabilmente della formula, quali sono gli obiettivi non si è conseguita la performance, e vedete che questo aspetto è coperto da una grossa fetta dall'asse istruzione e formazione. E qua questa analisi invece doveva vedere come gli obiettivi poi sui quali non è stata collegata la performance, non è stata conseguita, si distinguono tra meno sviluppate e in transizione, ma tra programmi nazionali e regionali, vediamo quanto incida il non conseguimento della performance nell'asse istruzione e formazione soprattutto a livello di programmi regionali, come potete vedere dalla torta in basso a destra, dove il giallo la fa da padrone, mentre comunque sugli altri obiettivi più o meno si ha a livello di regioni meno sviluppate, gli altri obiettivi più o meno non incidono con la stessa percentuale, un po' meno sulle regioni in transizione dove l'inclusione ha un'incidenza maggiore. Abbiamo provato a fare un esercizio, quello di correlare l'indicatore finanziario e l'indicatore di output, e in realtà questi sono tre esempi sui quali convergono poi anche tutti più o meno i programmi. Abbiamo un grosso disallineamento rispetto a quello che è il conseguimento degli indicatori finanziari rispetto agli indicatori di output. In alcuni casi l'indicatore finanziario è stato quasi raggiunto e quello di output largamente superato, e in tutti e tre i casi per la verità con percentuali diverse dell'indicatore finanziario. In un caso addirittura l'indicatore finanziario non è stato conseguito. Li stiamo analizzando. Sicuramente l'indicatore finanziario fa riferimento alla certificazione della spesa, mentre questi in questo caso sono tutti indicatori di persone, nel primo caso persone che dovevano formarsi, persone in cerca, appartenenti a famiglie i cui genitori non hanno un lavoro, o disoccupati di lunga durata. E quindi si riproduce prima il risultato della certificazione della relativa spesa, e comunque c'è una componente anche amministrativa sui costi, ma c'è anche una necessità di approfondire quali sono, per produrre questo tipo di risultati, quali sono gli investimenti finanziari che devono essere posti in essere per conseguirli. Considerati gli stimoli che abbiamo avuto in apertura di queste riflessioni, questo mi sembra un aspetto non da relegare soltanto a chi deve compilare quel format del programma, che comunque, anche se nel prossimo ciclo di programmazione non ci sarà collegata una premialità, dovrà essere comunque valorizzato. Ho concluso.
Grazie Marianna. Adesso, a meno che non vogliate chiedere qualcosa, fare qualche domanda di chiarimento per le presentazioni che sono state fatte. Ecco, trovo il capo di partito, quindi puoi proseguire. Abbiamo concluso questa parte di presentazione, sì, forse scusate. Loro volevano. Allora, no, adesso come dicevo, sì, decidiamo appunto bene l'agenda dei lavori. Se non ci sono domande immediate, io adesso passerei alla presentazione relativa alla programmazione 21-27 e al percorso partenariale, e lascerei interventi sia della commissione che del partenariato alla fase successiva. Ok. Qua facciamo un trenino, Sì, allora passiamo a questa presentazione delle priorità e delle sfide per il mezzogiorno della prossima programmazione. Allora, evidentemente, come tutti voi sapete, c'è un lungo percorso partenariale che abbiamo intrapreso da marzo, che si concluderà la settimana prossima, il 22, con un tavolo congiunto che riguarda tutti gli obiettivi, in cui ci auguriamo la presenza anche del Ministro per il Sud e la coesione, come ripeteva Luca, molto importante questo ritorno delle competenze sulla tematica nazionale, che è la coesione territoriale e sociale, e nel quale appunto verranno presentate le prime priorità e le prime sfide per ogni obiettivo, condivise nell'ambito dei tavoli e nell'ambito dei gruppi di lavoro costituiti da esperti nazionali e regionali su ciascun obiettivo. Quello che vogliamo fare oggi invece è presentare alcune evidenze che sono uscite dai lavori dei tavoli e che concernono in particolare la specificità delle regioni del Mezzogiorno, specificità che parte dalla concentrazione di risorse che avranno le regioni del Mezzogiorno nella nuova programmazione, specificità che noi vogliamo ribadire anche a livello di regolamento, prevedendo livelli di concentrazione tematica differenti per le regioni meno sviluppate rispetto alle altre tipologie di regione, specialità che rileva anche sia per le caratteristiche socio-economiche sia delle imprese che dei territori, sia per quanto riguarda i diversi gradi di efficacia che diverse forme di intervento e di attuazione possono avere in contesti territoriali fra loro differenti. Quindi la presentazione avverrà per ciascun obiettivo da parte dei coordinatori dei tavoli, quindi avremo, come dire, una presentazione congiunta da parte dei cinque coordinatori. Sei? Ah, scusa, sull'obiettivo 4 chiedo scusa, sull'obiettivo 4 giustamente, come dire, abbiamo giustamente una gestione condivisa insieme all'FSE, che chiaramente, quindi all'AMPAL, che ha un ruolo molto molto rilevante nell'ambito dell'attuazione dell'obiettivo 4, per cui partiremo con l'obiettivo 1, quindi con il dottor Bianchi, a cui lascio la parola, grazie. Certo, grazie al capo dipartimento Ferrara. Molto rapidamente, questa è una selezione soltanto di alcuni spunti e delle relative implicazioni per orientare gli interventi nel Mezzogiorno in considerazione proprio delle peculiarità che il Mezzogiorno ha nei diversi ambiti tematici di intervento. Io mi occuperò dell'ambito di intervento smart, innovazione, ricerca, competitività, il cui tavolo ho contribuito a organizzare. E qui, diciamo, naturalmente abbiamo fatto una selezione perché il lavoro è stato molto ricco, abbiamo pescato un po' sia da quello che è stato detto durante le riunioni sia dai contributi scritti che ci sono arrivati. E una prima questione che si pone in misura peculiare, diciamo di differenziata per il Mezzogiorno, è la questione della politica per l'innovazione. Se consideriamo che meno imprese nel Mezzogiorno, una quota inferiore di imprese rispetto al centro-nord è collegata a circuiti della conoscenza formale, quindi svolge un'attività di ricerca industriale
formalizzata, ci siamo chiesti appunto se la definizione dell'innovazione non debba essere allargata in particolare con riguardo alle politiche che intervengono nel Mezzogiorno. Adottare una definizione di innovazione ampia che includa non solo gli aspetti scientifico-tecnologici ma anche quelli organizzativi, di efficienza ambientale, gli aspetti etici e sociali, e più in generale considerare l'innovazione nei suoi aspetti incrementali, non soltanto come breakthrough della ricerca, perché questo contribuisce a abbracciare delle forme di innovazione più adatte ai territori in ritardo di sviluppo. E quindi come ricaduta sulle misure di intervento, a prevedere oltre alle misure selettive, sofisticate, rivolte alle imprese e ai progetti d'eccellenza, anche misure con una soglia di accesso più bassa, anche misure automatiche come ha detto il capo dipartimento prima, o comunque più semplici per allargare la platea dei beneficiari e sostenere dei processi di modernizzazione, di upgrading in funzione delle condizioni di partenza di ciascuna impresa. Qui ci sono delle modalità che sono state citate molto nei contributi scritti che abbiamo raccolto: i voucher, gli audit tecnologici, misure di sostegno alle start-up. Un secondo aspetto, che andiamo molto rapidamente perché abbiamo i tempi contingentati, è quello, esistono delle peculiarità riguardo agli strumenti finanziari. A detta degli operatori ci devono essere delle specificità nel modo in cui gli strumenti finanziari funzionano quando si rivolgono alle aree più arretrate, in particolare al Mezzogiorno, in considerazione del fatto che sappiamo che le imprese, al di là dei loro aspetti sostanziali, dal punto di vista formale, si presentano con minore affidabilità e le relative operazioni con minore possibilità di accedere alle forme di credito ordinario in relazione alle nuove regole che il credito ha. Le nuove regolamentazioni soprattutto di carattere bancario. Quindi le implicazioni sono il fatto che noi condividiamo l'orientamento che la Commissione europea ha dato nell'allegato D, che gli strumenti finanziari possano nel Mezzogiorno operare in combinazione alle sovvenzioni, cioè agli aiuti non rimborsabili, ai grants, possano funzionare in abbinamento in alcuni casi con mutuo beneficio dell'efficacia dei due strumenti. Gli strumenti finanziari, a detta di molti, devono adeguare anche le loro regole di funzionamento e le loro aspettative, nel senso di accettare dei livelli di rischio più elevati complessivamente, dei moltiplicatori delle risorse pubbliche più bassi, proprio perché si rivolgono a un mercato imprenditoriale che è meno anche finanziarizzato. E probabilmente devono adottare anche un atteggiamento più attivo nella ricerca degli impieghi attraverso attività di promozione e di scouting. In relazione agli strumenti finanziari c'è stata una certa discussione riguardo al fatto che alcune istituzioni delle garanzie che operano a livello regionale, per esempio i Confidi, alcune finanziarie regionali, devono interagire in modo virtuoso e coordinarsi con gli strumenti nazionali a beneficio dell'efficacia dell'intera filiera del credito. Un terzo punto che riguarda la digitalizzazione: sappiamo che l'obiettivo di Policy 1 ha al suo interno un obiettivo specifico dedicato alla digitalizzazione delle imprese, della pubblica amministrazione in particolar modo. Qui noi osserviamo che in molti territori del sud c'è un livello di digitalizzazione più basso, che va di pari passo per alcuni servizi pubblici con una qualità più bassa e un basso possibilità di accesso. E questo offre, a nostro giudizio, a giudizio dei lavori del tavolo, offre delle forme di orientamento per le politiche della digitalizzazione, che potenzialmente hanno una possibilità di intervento sconfinata, ma sarebbe desiderabile che si concentrassero che fossero guidate dall'obiettivo di rimuovere i divari nella qualità dei servizi, un po' come richiamando anche l'intervento della Svimez, che come sempre ci ricorda questi aspetti dei divari.
Anche una priorità di intervento potrebbe essere quella dell'interoperabilità dei sistemi, che crea efficienza sistemica e contribuisce a migliorare la qualità dei servizi e a diminuire i costi per il loro accesso dal punto di vista dei cittadini, in particolare nelle aree dove questi costi e questa possibilità di accesso sono inferiori. C'è stato alcuni contributi anche riguardo all'effetto positivo che la digitalizzazione, alcuni strumenti, alcune piattaforme digitali possono avere sulla possibilità di valorizzare delle risorse culturali. Tali potenzialità sembrano essere anche più elevate nel Mezzogiorno, visto il livello di partenza. Infine, un passaggio sul tema del lavoro di qualità, che avevamo posto come sfida, come tema unificante all'inizio del percorso partenariale. Anche qui mi sembra che facciamo eco abbastanza al lavoro della Svimez, non sorprendentemente. Sappiamo che il lavoro precario, il lavoro irregolare è più diffuso nelle regioni del Mezzogiorno, e che l'esodo, la fuga, la perdita delle risorse umane, in particolare di quelle qualificate, è un forte ostacolo all'innesco di percorsi di innovazione. Da questo punto di vista, lo stimolo, l'indicazione che proviene dal tavolo è quello di che le politiche, gli interventi per la competitività delle imprese siano sempre attuati con in mente anche la questione della qualità del lavoro, declinata nei suoi vari aspetti, di sicurezza, di dignità, di salario, di etica e valori, e di salubrità dei posti di lavoro. E io a questo punto passerei la parola alla collega che si occupa del Policy Objective 2. Non ci applaudite, che non serve, una riunione di lavoro, anche se la sede non si presta molto, è sempre più uno spettacolo. No, questa è un'occasione, appunto, come è già stato detto, abbiamo tirato fuori un po', distillato alcuni degli elementi che sono venuti fuori dal confronto che abbiamo fin qui avuto. Nel caso dell'obiettivo di Policy 2, cioè la transizione verso un'Europa più verde, quindi un Mezzogiorno più verde, un'Italia più verde, in realtà il tavolo non ha fornito tanti spunti specifici sul Mezzogiorno, perché il discorso è stato, diciamo, molto trasversale, anche perché, come sappiamo bene, questa sfida verso, no, un'Italia in questo punto, diciamo, più verde, è una sfida che riguarda tutte le regioni del nostro paese. Però nel sud, alla luce, anche se non è stato oggettivamente trattato nei tavoli, però alla luce di una serie di indicatori, una serie di elementi, no, che noi conosciamo e che abbiamo raccolto, abbiamo provato a mettere in fila quali sono, diciamo, le questioni un po' più rilevanti, e su cui però poi ci aspettiamo un dibattito dopo su cui tornare, naturalmente. Quindi è un documento molto aperto in questo momento. E uno dei principali problemi è questo, quello che si osserva, visto anche guardando i dati di attuazione, che si fa fatica, soprattutto in alcune regioni del sud, si fa fatica a spendere già le risorse che sono appostate adesso. Non parlo solo dei fondi strutturali, se pensiamo a Fondo Sviluppo e Coesione, no? Ci appanichiamo praticamente. E questa sfida, quindi, sono risorse significative che nel caso della programmazione 21-27, per la parte comunitaria, dovranno significativamente aumentare. Cioè l'obiettivo di Policy 2 avrà in dotazione, se vengono confermate le regole di concentrazione tematica, e con riferimento all'obiettivo tematico 2, cosa che sarà, perché non vi sono elementi, si spera che si abbassi quella complessiva, ma non vi sono elementi per ritenere che questa si abbassi, ci saranno significative risorse. Quindi va fatto da subito, anzi doveva essere già fatto prima, diciamo così, però va fatto da subito un ragionamento su come il Mezzogiorno si può attrezzare per spendere per queste risorse, che saranno consistenti e che abbiamo visto in tutti gli ambiti che, coperti dall'obiettivo di Policy 2, sono in realtà tutti molto in affanno, cioè quasi tutti, salvo alcune eccezioni. Uno dei temi di grandissimo rilievo, e questo sì riguarda in particolare il Mezzogiorno, è l'adeguamento dei sistemi di gestione dei servizi ambientali. Abbiamo qui degli elementi di dettaglio che ci ha fornito da una recente ricognizione il Ministero dell'Ambiente, che non sto a dire perché perderemo troppo tempo, ma ciascuno sa com'è la situazione nella propria regione. Cioè abbiamo una situazione veramente grave,
grave dal punto di vista gestionale, cioè in molti casi non ci sono i soggetti gestori, non sono individuate le autorità, e allora qualsiasi ipotesi che noi facciamo di appostamento di risorse per risolvere il problema, no, della perdita di rete e della qualità della depurazione, ovvero per gestire in modo efficace ed efficiente i rifiuti urbani, resta lì sulla carta, cioè resta una cosa, una speranzina che dice sì, ok, ci abbiamo messo i soldi, ma tanto non abbiamo gli strumenti per farlo, quindi occorre rapidamente mettere mano a questa questione e arrivarci pronti, perché altrimenti rischiamo peraltro di neanche rispettare le condizioni abilitanti. L'altra cosa che è emersa, e questo diciamo unanimemente da tutto il tavolo, e questo anche devo dire per tutta l'Italia, ma in particolare nel Mezzogiorno, che occorre rafforzare appunto l'azione amministrativa, superare appunto questi ritardi di attuazione che abbiamo osservato e che purtroppo abbiamo osservato anche quando stiamo affrontando temi urgenti, cioè quando parliamo di dissesto idrogeologico, facciamo piani nazionali, appostiamo risorse, mettiamo risorse comunitarie, mettiamo fondo sviluppo e coesione, gli indicatori ci dicono che, no, la popolazione esposta al rischio frane è altissima, se guardiamo solo al sud continentale c'è una quantità di gente che è esposta al rischio frane elevatissima e fa paura, e allora non si può confrontare quell'indicatore con risorse che stanno lì ferme e non avviene nulla, e quindi su questo di nuovo bisogna lavorare. Uno dei problemi è certamente la disponibilità e la qualità della progettazione, poi alla fine vi porremo una serie di domande a cui auspichiamo di poter rispondere insieme e trovare una soluzione. E nell'ultimo bullet abbiamo ripetuto qui una cosa che in realtà avevate già trovato nel nostro documento d'ingresso, quindi è stato ritrattato anche un po' al tavolo, ma nel documento di lancio di questa attività partenariale avevamo già segnalato che in alcuni ambiti, in alcuni settori, come ad esempio acqua e rifiuti o anche dissesto, insomma, o altro, no, tutti questi temi tipici dell'obiettivo di policy 2, andare per bandi non è la soluzione. Cioè, la regione, l'amministrazione regionale ha un compito di programmazione, deve programmare, individuare gli interventi e far sì che si realizzino quelli, e non chiedere sparpagliati ai comuni, no, se per caso hanno bisogno di fare qualcosa. Cioè deve avere la capacità di, no, mettere insieme tutti i fabbisogni e di scegliere, no, quello che è da fare e dove è più urgente. Ora, detto queste, che sono cose tutte molto trasversali, quindi non specifiche, noi abbiamo evidentemente un ampio spettro d'azione in questa, no, in questa nuova politica 21-27. I temi che vedete più in alto, cioè dell'efficienza energetica, soprattutto dell'efficienza energetica e la messa in sicurezza antisismica del patrimonio edilizio pubblico, è stato uno dei temi più trattati dal tavolo, cioè quasi tutti i contributi che ci sono giunti hanno parlato di questo argomento, c'è quindi una grande priorità assegnata a questa tematica. Molta rilevanza è stata attribuita anche a reti intelligenti e sistemi di accumulo di energia rinnovabile, un po' meno all'efficienza energetica delle imprese, anche se guardando i dati, diciamo l'ultimo anno disponibile è il 2017, sui consumi delle imprese industriali nel Mezzogiorno per unità di valore aggiunto vediamo che c'è un consumo molto più alto per unità di valore aggiunto rispetto al centro nord, quindi vuol dire che c'è un sistema produttivo che ancora non ha fatto quei passi industriale, che ha fatto quei passi avanti di efficienza che invece sarebbero necessari anche per ridurre i costi di produzione, quindi dobbiamo capire come fare eventualmente a sostenere, no, questa partita. Un'altra questione che è stata molto, diciamo, gettonata, diciamo così, usiamo questo termine, è il rafforzamento della rete di emergenza e urgenza di protezione civile, dove si intende il riferimento non solo al sismico ma anche all'idrogeologico e idraulico, quindi a tutti i rischi, cioè c'è un bisogno di un rafforzamento di questo sistema di protezione civile, così come è stato messo in evidenza la necessità di rafforzare il sistema nazionale di protezione ambientale, cioè ovvero quello che, diciamo, coordinato da ISPRA ma che vede in tutte le ARPA regionali le strutture operative. E l'altro tema l'abbiamo già detto in ingresso, cioè i servizi ambientali efficaci ed efficienti, cioè su acqua e rifiuti. Devo dire che insomma forse era già giunto molto tempo fa, ma insomma una soluzione va trovata rapidamente. Poi abbiamo una serie di temi un pochino che abbiamo trattato e su cui
vorremmo fare anche con incontri tecnici successivi un po' di riflessione in più, e questo riguarda le competenze green, a cui abbiamo avuto un contributo importantissimo dell'ANPAL, che ci ha, no, illustrato quali sono le tendenze, quali sono le cose che bisognerebbe fare, quali sono le domande. Però secondo me un lavorino un pochino più di dettaglio va fatto, così come sull'economia circolare, anche per le sovrapposizioni e le correlazioni che ci sono fra i diversi obiettivi di policy, e su infrastrutture verdi e aree urbane. Su questo, diciamo, ci sono anche degli approfondimenti tecnici che sarebbe utile fare per tempo, in modo da arrivare poi pronti al momento in cui bisogna attuare, o quando si scrivono i programmi, altrimenti si scrivono queste frasi vaghe: proponiamo l'economia circolare, cioè che faccio? Boh, non lo so. Allora, diciamo, se magari insieme diciamo, dipaniamo un po', no, cosa si intende per questi aspetti, potrebbe essere molto utile. Ecco, qui ci sono queste questioni che sono tutte domande. Poniamo tutte queste domande perché sappiamo che ci sono molti aspetti critici di contesto, alcuni li abbiamo segnalati all'inizio, ad esempio la mancanza della gestione, la debole forza amministrativa dei comuni, per esempio, no? O anche delle stesse amministrazioni regionali in alcuni casi, e dunque abbiamo una serie di domande. Prima di tutto, come ci attrezziamo per soddisfare ex ante nel tempo le condizioni abilitanti, altrimenti stiamo scherzando, cioè nel senso che parliamo di una cosa che tanto poi non si potrà fare. E siccome ci sono delle situazioni critiche ancora oggi, bisogna che ci sia piena consapevolezza che si devono fare urgentemente tutti i passi per portarli a compimento, e parlo per esempio della pianificazione sui rifiuti, della pianificazione dell'acqua, eccetera. Ed è molto importante questo fatto, che la condizione abilitante nuova e deve essere mantenuta nel tempo. Noi sappiamo che presto un piano dei rifiuti può diventare obsoleto se tu non stai un po' al passo coi tempi, quindi rispetto ad oggi, che bastava che noi avessimo il piano dei rifiuti approvato al momento dato, e dopo invece ci sarà una verifica continua, quindi quegli strumenti bisogna tenerli monitorati e aggiornati continuamente, e soprattutto trasformarli in fatti, che noi abbiamo visto come esperienza che insomma la pianificazione non basta. Sappiamo che è un fatto indispensabile, le condizioni ex ante, le condizioni abilitanti, che noi abbiamo sempre sposato, sappiamo che sono il primo passo senza il quale non si può fare bene, e tuttavia non è sufficiente, perché poi dalla pianificazione non si cade ai fatti. Quindi, diciamo, bisogna che le regioni, le amministrazioni, i partner si esprimano sul perché, su dove stanno queste difficoltà a trasformare le pianificazioni in cose concrete, che noi leggiamo dei piani che magari sono perfetti, ma poi le cose non avvengono, e se non si capisce perché non avvengono messo in chiaro, non avverranno mai, non sono avvenuti, e non c'è ragione per cui debbano avvenire se i problemi non si sono capiti. Come superare appunto la frammentazione dei servizi ambientali, come arrivare con un parco progetti, questo si è detto molto ai tavoli, no? Continuità, prepariamoci con i progetti, no? Nel campo del dissesto idrogeologico, nel campo della gestione delle risorse idriche, eccetera, e abbiamo parlato tutti dei fondi di progettazione. La domanda è, ora, al di là del fatto che questi fondi di progettazione possono essere o non essere ancora veramente operativi, la domanda è: sono sufficienti i fondi di progettazione? E tutto lì, cioè, è la bacchetta magica il fondo di progettazione per risolvere questa cosa, perché altrimenti rischiamo di illuderci, cioè nel senso, diciamo, vabbè, c'avevamo un problema, abbiamo fatto il fondo, siamo tutti belli, tranquilli, a posto, problema risolto. Ma forse no, o forse sì, però diciamo affrontiamolo questo tema e cerchiamo di capire rapidamente se è vero. E l'altra questione, ecco, sulla capacità amministrativa, il tavolo 2 devo dire che è stato sommerso non solo di contributi verbali in vivo, diciamo così, ma anche di contributi scritti sulla capacità amministrativa, che è debole. E anche qui una riflessione certamente va fatta, perché che cosa significa oggi, dopo tante, cioè ce ne abbiamo inventate tante, insomma, no? nel corso della programmazione, diciamo, della politica di coesione, che cosa significa oggi questo miglioramento della capacità amministrativa, chi deve riguardare e come si deve fare. E qui concludo. Grazie Oriana. Prego Piero. Grazie, buonasera a tutti. Io sono Piero Rubino, sono il coordinatore del tavolo 3, un'Europa più connessa, un mezzogiorno più connesso in questo frangente. Nel gruppo di coordinamento del tavolo siedono i rappresentanti delle regioni, Regione Campania, che ho visto in sala e saluto, Regione Marche, che non riesco a vedere in sala, magari è presente, magari non c'è,
rappresentanti dell'Agenzia della Coesione Territoriale, del Dipartimento ovviamente, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Agricoltura. L'occasione mi è gradita per ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito all'avanzamento dei lavori. Io ho 5 minuti, ho fatto partire il cronometro alle mie spalle, spero di non essere sorpreso da uno squillo che disturberebbe anche la platea. Siccome io ho solo 2 slide, posso forse permettermi di indulgere in una piccola premessa. Voi sapete che questo obiettivo tematico, un'Europa più connessa, consta di due, io amo chiamarli come espressione un po' infelice, due corni: il corno dell'infrastrutturazione digitale e il corno dell'infrastrutturazione trasportistica, che insomma potrebbero sembrare abbastanza ortogonali fra loro, se non che ci sono due elementi che vorrei condividere con voi. Uno è il fatto che infrastrutture e servizi digitali tendono a essere, entro certi limiti ovviamente, sempre più sostituti più o meno perfetti delle infrastrutture fisiche. Si può telelavorare, si può erogare un servizio sanitario o educativo a distanza senza necessariamente avere l'elemento di prossimità. Quindi c'è un elemento intrinseco che in qualche modo rende meno distanti fra loro questi due elementi. La seconda cosa che volevo dire era questa: stamattina c'è stato il 25ennale della fondazione dell'ISFOR, che è un istituto, voi sapete, di ricerca nel settore dei trasporti. Ennio Cascetta, già presidente della struttura di missione, presidente della RAM, assessore a Napoli, ha detto un paio di cose abbastanza interessanti. Una che io riferisco a voi, le condivido, ma non è farina del mio sacco. Prima cosa è che il primo grande shock che il settore dei trasporti hanno subito nel corso della loro storia viene dalle telecomunicazioni, cioè dall'integrazione digitale che informa di sé sempre di più i trasporti. Quindi c'è questo elemento di convergenza fra i settori. E l'altra cosa che volevo condividere con voi è questa, che è un'informazione che Cascetta ci ha detto nell'aula magna dell'università, dietro al bel e ingombrante, imponente affresco di Sironi. Ha detto che i giovani, la percentuale di giovani neopatentati, cioè dei giovani che prendono la patente al centro-nord Italia, è pari al doppio di quella del Mezzogiorno. Ok? Chiedo scusa, è pari alla metà di quella del Mezzogiorno, scusate. Ora, non perché questo non è perché i giovani del Sud sono più propensi a scorrazzare in macchina, evidentemente denuncia il fatto che esistono delle opportunità nel centro-nord Italia di trasporto collettivo che nel Mezzogiorno sono precluse, e questo mi pare che lo faceva molto bene vedere Luca Bianchi nella sua distorsione non euclidea dell'Italia con le spessore delle linee di connessione e di servizio ferroviario. Noi partiamo con questo esercizio di programmazione, tanto io cerco di avanzare nelle due diapositive, con due certezze e un'incertezza. Purtroppo io noto sono un pessimista, ma sono tutte e tre elementi critici. Le due certezze sono il fatto che le risorse che affluiranno a questo obiettivo, per varie ragioni diciamo di concentrazione tematica nei primi due obiettivi, ma complessivamente di equilibrio finanziario del ciclo di programmazione, saranno inferiori a quelle del precedente ciclo, quindi questo dovrà spingerci a essere molto più oculati e selettivi nell'individuazione degli interventi. L'altra certezza è l'indebolimento della capacità amministrativa che nel corso degli anni si è osservato ovunque, ma che emerge con particolare pathos e gravità in settori come questi dove progettare, valutare, programmare, pianificare è particolarmente importante per le conseguenze intertemporali degli investimenti. L'altro elemento di incertezza è tutta regolamentare, perché a oggi noi non sappiamo ancora, e voglio essere naive, se due sottocorni, due cornetti del nostro perimetro rimarranno dentro il perimetro o migreranno verso altri lidi, e mi riferisco in particolare alla banda ultralarga, che secondo ipotesi regolamentari che sono in discussione nel trilogo potrebbe migrare verso l'obiettivo 1, forse anche ragionevolmente unificando rete e servizi, e anche la parte di mobilità sostenibile che potrebbe migrare invece nell'obiettivo 2. Quindi diciamo questo è un elemento di incertezza anche serio.
Venendo nel merito ai due corni, primo corno è la BUL, qui diciamo emergeva anche dai contributi partenariali, le cose diciamo marciano secondo un percorso abbastanza ben instradato, cioè un piano nazionale che ha qualche anno infrastrutturazione in banda ad alta capacità, è un piano che conosce una situazione di sostanziale successo. Questo grafico mostra che ci sono ovviamente delle divari in termini di progetti. Ho già esaurito, vedete che potete fare veramente poco affidamento su di me, ma ho già esaurito i miei 5 minuti, in realtà erano 6 addirittura, quindi mi sono auto gratificato di un minuto in più. A volte la Commissione europea ci dice che alcune regioni del Mezzogiorno, la Puglia, la Sicilia, la Calabria, sono in ritardo, ma quello dipende dal fatto che il contratto con Open Fiber è stato firmato solo ad aprile sostanzialmente. Non ci sono sostanziali divari tra le due ripartizioni territoriali. Nel caso dei trasporti, che è un tema è un po' controverso, sono emersi dal dialogo con il partenariato una serie di punti fermi o punti di maggiore consenso che riguardano l'esigenza di continuità, quella che noi abbiamo voluto chiamare con ossimoro continuità evolutiva, no? Continuità nel, come diceva anche il capo dipartimento, proseguire nell'investimento nelle infrastrutture, segnatamente le TEN-T, un'azione è già stata posta in essere, puntare molto sulla logistica, quindi sui nodi portuali e interportuali, le ALI, le ZES, favorire l'elettrificazione, la fluidificazione del trasporto ferroviario, tra l'altro elettrificare è importante perché riduce anche l'impatto degli inquinamenti di ambito locale se elettrifichiamo le connessioni di breve e corto raggio. Il tema della mobilità urbana, appunto, ripeto, potrebbe migrare, evidenzia meno differenze rispetto alla conformazione del paese. In realtà, qui per semplificare abbiamo detto sono territorialmente trasversali, si riguardano tutto il paese, ma riguardano obiettivamente in misura più accentuata il Mezzogiorno rispetto al centro dell'Italia, probabilmente non con l'evidenza palmare e piuttosto forte che Luca Bianchi mostrava sugli indici di infrastrutturazione dei trasportistici essenzialmente. I punti di attenzione che abbiamo condiviso con il partenariato per cercare di assicurare quella reale addizionalità e non avere un flusso di investimenti o di spese in conto capitale che solo apparentemente è consistente nel Mezzogiorno, bisogna anticipare molto la fase di programmazione, di pianificazione, di programmazione di interventi, agire in continuità con quello che si è già è stato fatto nel ciclo attuale o che si sta facendo, l'abbiamo già detto, con l'obiettivo strumentale di accrescere la capacità amministrativa che sta emergendo come un altro tema trasversale della nostra riflessione. Vi ringrazio e vi chiedo scusa per aver sforato. Ciao. Grazie Piero, grazie. Eccoci. Allora, iniziamo con Yolanda Anselmo sull'OP4 e poi seguirà Marianna Danni. Sì, grazie. Io sono Yolanda Anselmo, ho coordinato il tavolo 4, quindi per un'Europa più sociale, insieme ad ANPAL, Marianna D'Angelo, che poi prenderà la parola dopo di me. E vado veloce appunto perché abbiamo una doppia presentazione, quindi cerchiamo di mantenerci nei tempi. E chiaramente ringrazio chi ha collaborato al tavolo e chi ha partecipato nel partenariato molto attivo e molto con un contributo molto qualificato in tutte le riunioni e nei contributi scritti. E per quanto riguarda il nostro tavolo, chiaramente le sfide sono importanti per il Mezzogiorno e sono comuni certamente al resto del paese, ma più rilevanti nel Mezzogiorno. Parliamo di disoccupazione giovanile, partecipazione delle donne al mercato del lavoro, dispersione scolastica, tutti i temi, questi sono solo alcuni, tutti i temi che sono degli obiettivi
degli obiettivi di questo tavolo tematico, ma che evidentemente, di questo obiettivo tematico, ma che evidentemente sono, diciamo, da affrontare con una molticiplicità di strumenti, e non soltanto all'interno della, della politica di coesione, perché queste, questi obiettivi investono molte dimensioni di policy, quindi istruzione, lavoro, inclusione, protezione sociale, sanità e tanti livelli di governance, e in cui, come ci ha fatto, insomma, c'è molto chiaro anche dall'intervento di, della Svimez di questo primo pomeriggio, l'intervento del FES e del Fondo Sociale Più non possono che essere, non può che essere aggiuntivo e di rafforzamento dell'intervento ordinario sostenuto da risorse nazionali, e aggiungo anche della politica aggiuntiva sostenuta dalle risorse nazionali. Per quanto riguarda la spesa, la spesa ordinaria, abbiamo visto che il livello e la qualità di questa spesa sono inferiori nel Mezzogiorno, e appunto ci sono stati presentati dei dati comunque preoccupanti, che ci hanno portato appunto a definire l'indebolimento dei diritti di cittadinanza, il fenomeno che si sta sviluppando, si sta acuendo nel, 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 nel Mezzogiorno. Quello che abbiamo recepito dai molti interventi e anche la presentazione di buone pratiche, di interventi dei fondi strutturali in questi ambiti di policy, è che i modelli di interventi che riescono, i modelli di intervento che riescono a valorizzare il contributo aggiuntivo e l'innovazione anche dei fondi strutturali richiedono comunque un contesto forte, quindi richiedono delle reti tra amministrazioni e tra amministrazioni e le imprese e soggetti del terzo settore, richiedono un'integrazione tra risorse, quindi fondi strutturali ma anche fondi strutturali e altre risorse, integrazione tra livelli di governance, una capacità strategica e amministrativa sia delle amministrazioni che gestiscono i fondi, dei beneficiari e anche di tutti gli altri soggetti coinvolti. E questo chiaramente anche è un contesto che è meno favorevole nel Mezzogiorno. Chiaramente qua stiamo generalizzando, ci sono molte differenze anche all'interno del Mezzogiorno, ma questo è un dato, diciamo, piuttosto generale. Quindi che cosa può fare la politica di coesione? Prima c'è stato detto appunto che c'è un grosso fabbisogno di intervenire sulle infrastrutture sociali. Per quanto riguarda il FESRE e l'obiettivo di Policy 4, in realtà anche in questo caso noi appunto si soffre di una, diciamo, di una limitatezza di risorse, se, diciamo, rimane invariata, come pare comunque nelle grosse quote, la percentuale di concentrazione tematica. Quindi sulle infrastrutture sociali chiaramente c'è un grosso fabbisogno di intervento, ma diciamo probabilmente dovremo trovare altre risorse anche per intervenire. Per quanto riguarda la spesa diciamo più di prestazione di servizi, che poi è il grosso anche che rende poi la qualità dei servizi, oltre appunto all'investimento delle infrastrutture, che rende la qualità dei servizi, diciamo, che permette di raggiungere alcuni standard minimi almeno nella qualità dei servizi, chiaramente i fondi strutturali possono fino a un certo punto, perché comunque è necessario rafforzare l'intervento ordinario, ma certamente i fondi strutturali possono dare un contributo per rafforzare la filiera ordinaria nel Mezzogiorno e quindi consentire di fare appunto degli interventi che consentano di elevare gli standard, e questo appunto quello che viene dal tavolo è una richiesta di continuare con interventi, anche con interventi chiaramente la grossa parte avviene attraverso i programmi regionali, ma c'è certamente ancora bisogno di interventi a regia nazionale per garantire, diciamo, comunque un'omogeneità di standard, attività di monitoraggio, analisi, valutazione e scambio di pratiche. Sono state anche date delle indicazioni per
concentrarsi maggior, sulle situazioni di maggiore difficoltà e anche una maggiore specializzazione tra i diversi programmi. Ovviamente c'è il tema della capacità strategica amministrative di regioni, enti locali e istituzioni scolastiche e formative con azioni mirate, quindi qui bisogna capire, questa è una domanda che viene dappertutto, ma bisogna capire come renderla, diciamo, operativa. E anche appunto molto importante intervenire per valorizzare quel contesto che si rivela, diciamo, importante per rendere le azioni dell'intervento dei fondi strutturali più innovativo e più, diciamo, più importante. Quindi rafforzamento del contesto, del capitale sociale, della rete di imprese e di soggetti del terzo settore. Lascio la parola a Maria. In continuità con quanto diceva Yolanda, mi associo ai ringraziamenti che ha fatto sulla qualità degli interventi partenariali, perché in questa parte in cui vado a dare evidenza a degli accenti che sono emersi dai contributi partenariali, con particolare riferimento al Mezzogiorno, ci ritroviamo molto con quelli che sono gli elementi, le sfide che sono state lanciate al tavolo all'inizio, in apertura dei lavori. Questo innanzitutto ci dice che c'è un partenariato che sta sul pezzo e anche in estate, perché i contributi sono arrivati tanti anche, diciamo, in un periodo in cui non tutti abitualmente diciamo, si possono concentrare su questi aspetti. Sono arrivati molto rispondenti anche a quelli che sono gli obiettivi specifici di fondo sociale, e che un pochino di rimescolamento rispetto alle categorie mentali che avevamo lo dobbiamo fare. E che cosa in particolare per il focus sul Mezzogiorno ci evidenzia? Innanzitutto nel Mezzogiorno tutti quelli che sono gli indicatori del pilastro europeo dei diritti sociali hanno una... se mediamente siamo peggiorati con i dropout rispetto alla convergenza europea, perché sono aumentati i dropout, sono aumentati ancora di più nel Mezzogiorno. Lo stesso discorso vale per il NIT, lo stesso discorso vale per i disoccupati di lunga durata. Quindi questo rimane sempre, il partenariato ce lo evidenzia, ci parla di una drammatica situazione dei dropout, ma più nello specifico che cosa il partenariato ci ha evidenziato? La necessità di avere più servizi, lo diceva Yolanda in maniera trasversale, io vi evidenzio come hanno chiesto che ci siano più servizi. Più servizi in istruzione. In istruzione hanno evidenziato un elemento che è collegato alla fuga dei cervelli, perché in più di contributi partenariali è stato richiesto che il sistema di istruzione e formazione sappia formare a quelle competenze richieste sul territorio. E quindi in questo senso più servizi di istruzione e formazione, così come più servizi di istruzione che invece consentano, si parlava del gap che c'è sul Mezzogiorno nel tempo pieno, ecco, quindi servizi di istruzione che consentano non solo il tempo pieno ma anche di trascorrere più tempo a scuola, come fenomeno anche di contrasto ai dropout. Per quanto riguarda invece i servizi per l'impiego, considerata anche la numerosità, se guardiamo gli operatori di servizi per l'impiego, il numero più grande c'è in Sicilia. Quindi l'esigenza è quella di avere una maggiore qualità nei servizi esistenti e anche una integrazione col privato. È stata usata una bella immagine da cui abbiamo poi ripreso la grafica di queste slide, il puzzle, come il pubblico e il privato nel migliorare, nel concorrere, anche si vede un ruolo nel privato che possa concorrere a rendere più di qualità anche il servizio pubblico. Una fortissima istanza è stata, come indice di qualità anche dei servizi per l'impiego, la capacità di corrispondere ai fabbisogni delle imprese, in particolare diciamo in quelle del Mezzogiorno. Il tema dello sviluppo dello sportello per il lavoro autonomo e dello sportello verso le imprese è comune a tutto il territorio nazionale, più sottolineato, più accentato per quanto riguarda il Mezzogiorno. L'elemento della governance e la capacità istituzionale abbiamo visto che
trasversale a tutti quanti più o meno i tavoli, assume delle connotazioni, dei contenuti particolari nell'ambito del tavolo 4, dove comunque quello che era un obiettivo specifico dedicato proprio alla capacità istituzionale a cui eravamo abituati viene meno. Ma viene meno e questo comporta che vengono evidenziati quei fabbisogni di capacità istituzionale specifici per ciascun obiettivo. Quindi abbiamo detto in tema di istruzione e di occupazione una forte esigenza di miglioramento, diciamo, della governance, anche avvalendosi di maggiori infrastrutture sociali, viene nel campo dell'inclusione. Il miglioramento della governance viene anche evidenziato come un punto che è evidenziato come trasversale, perché è comune a tutti e tre gli obiettivi, che è quello di accompagnare i cambiamenti. E i cambiamenti sono di due tipi, non sono soltanto i cambiamenti di contesto, quindi leggere il proprio territorio, ma anche gli avvicendamenti che avvengono molto spesso in chi poi deve attuare gli interventi dei fondi strutturali. Nel Mezzogiorno, più che in altre aree, è stata evidenziata la necessità di intervenire per l'integrazione sociolavorativa dei migranti, anche se non è un problema solo di Mezzogiorno, è stato posto l'accento sulla necessità di continuare in interventi di contrasto al caporalato. Nella slide successiva ho riepilogato più nel dettaglio quelli che sono gli elementi che non ho ripreso nella sintesi. Un elemento che è accentato sul Mezzogiorno, ma che in questa chiave è approcciato in maniera comune su tutto il territorio nazionale, è quello legato alla necessità di avere strumenti di inclusione che consentano la conciliazione vita lavorativa e vita familiare. Sul Mezzogiorno però viene evidenziata l'assenza proprio di strutture che materialmente possano consentire di conciliare la vita lavorativa con quella familiare. Mi sembra di aver detto tutto, passo la parola al prossimo. Paola Casavola. Allora, come sapete, in questa proposta di regolamentazione per il 21-27 c'è quest'ultimo obiettivo di policy che si chiama un'Europa più vicina ai cittadini. Poi leggendolo si capisce che si parla di sviluppo locale. Però per noi ha un certo rilievo riflettere sul doppio significato dell'obiettivo di policy, perché è un modo in cui uno vuole dire che i cittadini devono essere, le politiche devono essere più vicine ai cittadini, quindi le politiche devono capire un po' meglio quali sono le esigenze dello sviluppo dei singoli luoghi, e però si attua attraverso lo strumento in cui le comunità diventano policy maker un po' anche loro, cioè riconoscendo la difficoltà di fare le trasformazioni e utilizzando il meccanismo della ownership locale come una marcia in più per cambiare le cose. Questo è molto affascinante, evocativo, in questo tavolo se ne è parlato molto, però è sicuramente vero che nel Mezzogiorno noi abbiamo da tempo, non da poco, bisogno di avvicinare le politiche ai cittadini in questa doppia accezione, quindi di far diventare davvero le comunità locali un motore delle possibili trasformazioni, anche se volete un po' un pezzo alla volta, per dimostrare che si possono cambiare tante cose importanti a cui le comunità locali tengono, magari ragionando, e questo uscito anche nei contributi del tavolo, avendo delle ambizioni più concrete, meno generiche, anche per territori circoscritti come quartieri, anche per territori fragili, e pensando a una maggiore, diciamo, concentrazione e targeting a quello che si vuole fare. Questo perché è molto evocativa, diciamo, la retorica dell'Europa più vicina ai cittadini, ma noi ci dobbiamo confrontare con la realtà che spesso è amara, che queste cose sono difficili da organizzare, quella devoluzione attraverso strumenti territoriali di far diventare policy maker un po' le comunità locali è difficile, ed è particolarmente difficile in contesti complessi. Tant'è vero che poi si afferma l'idea che il decentramento o gli strumenti di sviluppo locale funzionano solo dallo sviluppo c'è già, che è una contraddizione che noi dobbiamo assolutamente eliminare. Allora, nel tavolo 5, per tutto il territorio ma anche per il Mezzogiorno,
c'è un grande consenso sul fatto che proviamo a partire da quello che abbiamo adesso, dalle esperienze che abbiamo adesso e che abbiamo in corso, senza ricominciare da capo, ma guardando a quanto è in corso in termini di strumenti di sviluppo locale, cioè in aree urbane, in aree interne, noi abbiamo oggi una situazione nei territori del Mezzogiorno, guardando tutte le 8 regioni, molto differenziata, perché abbiamo aree che sicuramente hanno imboccato la via, divento anche io policy maker, dimostrano visione e anche capacità attuativa, una capacità attuativa che spesso viene fuori dopo aver battagliato con dei livelli di governo, diciamo, superiori, che non hanno molto facilitato la vita a questi posti, quindi vuol dire che sono, ce l'hanno abbastanza fatta, e ce l'abbiamo sia in alcune realtà urbane che in aree interne, ma abbiamo anche delle altre realtà, è bene dircelo, non è la prima volta che abbiamo strumenti di sviluppo territoriale e che fanno il percorso che è suggerito dai regolamenti, che sono in molta difficoltà e in ritardo, in parte perché i livelli di governo ulteriori che avrebbero dovuto occuparsi di loro li hanno messo sopra dei tappi procedurali e dei percorsi che non è un mistero per nessuno, diciamo in Sicilia le cose vanno molto a rilento, diciamo anche in Calabria per le politiche urbane, per le aree interne c'è una maggiore, relativamente maggiore uniformità perché c'è stato un forte presidio anche per un periodo abbastanza lungo di una grande iniziativa nazionale sul territorio. Quindi noi abbiamo situazioni differenziate che dicono va bene, dobbiamo crederci, perché per il Mezzogiorno sarebbe importantissimo avere una sequenza di trasformazioni anche in territori limitati, ma bisogna fare presto dei passi in più. Questi passi in più il tavolo li ha accettati per tutti perché servono dappertutto, però è indubbio che stante effettivamente un certo maggiore affaticamento in più, diciamo, realtà del Mezzogiorno, questi servono soprattutto qui e riguardano questo tema della semplificazione di procedure e strumenti, che in parte vanno semplificati perché ce li siamo complicati da soli prima e che in qualche caso speriamo di no, speriamo di poter semplificarli, diciamo subito, effettivamente stanno inibendo la possibilità che si passi a una fase attuativa in tanti luoghi. Ma soprattutto sul tavolo si è pensato che semplificando bisogna anche trovare una procedura più comune. Questo aiuterebbe soprattutto la situazione del Mezzogiorno, dove alcuni modelli regionali sono molto affaticati anche perché hanno effettivamente compiti molto gravosi. C'è la necessità di rafforzare le strutture dedicate, le comunità locali, la retorica, perché non sia solo una retorica, che la comunità locale, l'ownership della comunità locale anche in territori fragili può far andare avanti il territorio, ha bisogno di sostegno, quel sostegno che gli è stato, diciamo, anche in parte tolto, perché queste sono aree a volte depauperate anche di, diciamo, capacità umane e finanziarie minime di funzionamento ordinario, e bisogna soprattutto recuperare molto anche su strumenti ordinari, cioè su un'infrastrutturazione di governo già della comunità locale del territorio, come ad esempio i piani sociali di zona, ma anche i famosi piani urbani della mobilità sostenibile, che sono aiuti perché aiutano a risolvere dei problemi e oggettivamente noi sappiamo di avere delle situazioni piuttosto arretrate. Nel merito, in questo mondo in cui anche nel sud non vogliamo buttare tutto quello che è stato fatto, perché badate bene, anche dove alcune cose non le vediamo e riteniamo che le situazioni siano indietro perché non le vediamo ancora in attuazione, ci sono stati molti processi, anche locali, anche con uno dispendio di energia significativo. Allora, per riuscire a darsi una chance in più con questi strumenti, che è evidente che prendono non tutta la programmazione ma possono fare la differenza da qualche parte, bisogna aggiornare presto le cose. Allora, per il sud, che ha molto il problema di riuscire a garantire che si facciano delle effettive trasformazioni, a dimostrare che è possibile far funzionare le cose anche lì, dal tavolo sono messi due tipologie di spunti. Uno, che è quello di puntare anche su, da progettualità condivisa, può fare una gran differenza su certi temi, anche su iniziative molto circoscritte spazialmente come un quartiere. Questo è vero per molti servizi ai cittadini, su tutti i campi, cioè dei settori che sono molto discussi sono il socioassistenziale, l'educativo, il digitale, l'ambientale. Avete visto le slide di Luca Bianchi, c'è una grande necessità e a volte, come diceva Luca, basta poco, può bastare poco se ci si mette d'accordo per migliorare un po' i servizi. C'è il grande tema dei servizi
servizio di comunità, che bene che lo affrontiamo. Se in molti casi le politiche pubbliche sono lontane, è bene consentire spazi in cui chi se la sente, chi ce la fa, possa organizzare anche un servizio, uno spazio di servizio in cui i cittadini si aiutano vicendevolmente. E vi è il grande tema del contrasto all'emarginazione sociale e spaziale. L'emarginazione spaziale vuol dire anche che sei in un luogo lontano e che ti basta mettersi una corsa di autobus in più per farsi sentire, diciamo, più vicino. Quindi anche iniziative circoscritte spazialmente hanno altissimi rendimenti. E questo è un elemento che emerge dal tavolo su cui compensare come aggiornare le strategie del mezzogiorno. Poi ci sono le due grandi tematiche, se volete, più di investimento, che hanno bisogno però di progettazione condivisa, diciamo, in locale, perché sennò non vanno da nessuna parte, perché sono temi integrati, che è tutta la questione dell'investimento green e dell'offerta che noi abbiamo fatto di riflessione sulla cultura come strumento un po' a tutto tondo, ok? Allora, in questi ambiti è possibile valorizzare le capacità implicite della strategia locale, perché si possono fare alleanze. Abbiamo cercato, come si è visto anche, diciamo, un po' del tavolo, alleanze di tipo cognitivo ma anche operativo, per farsi spiegare, diciamo, come si fa a capitale con le esperienze, con chi ha già fatto queste cose o le sta facendo anche dentro l'area del mezzogiorno. Come si è visto, è possibile non sentirsi troppo soli. Quindi l'idea è, e con questo, diciamo, chiudo e do la parola, diciamo, al dibattito, che abbiamo parecchio in cui spuntare meglio, perché abbiamo fatto un apprendimento di percorso, dobbiamo migliorare alcune capacità amministrative su cui dobbiamo costruire degli strumenti migliori, ma dobbiamo anche pensare che anche il merito conta, e quindi darsi degli obiettivi raggiungibili o ambiziosi, ma dotarsi di chi ci aiuta, diciamo, a farlo, è molto importante. Ok, grazie. Io credo che sia doveroso un ringraziamento a, non so, innanzitutto ai coordinatori, perché non solo oggi ma in corso di tutti questi mesi hanno svolto un lavoro di grandissima qualità e anche di grandissimo impegno sui vari tavoli settoriali. Poi oggi siamo stati voluti essere volontariamente sintetici, ma anche i punti chiave che sono stati raccontati dai vari coordinatori sono il frutto anche di analisi, di lavori di coordinamento con le regioni, col partenariato e con tutti gli altri componenti dei comitati tecnici misti che abbiamo fatto su ciascun tavolo, e chiaramente voglio ringraziare anche loro. Io credo che sia questo il momento di dare la parola alla Commissione, sia per quanto riguarda chiaramente la loro posizione, i loro spunti di intervento sull'attuale programmazione, sia soprattutto per quanto riguarda il futuro, cioè sul percorso che dovremmo fare insieme, sul nuovo percorso di definizione dell'accordo di partenariato e dei nuovi programmi. Prego, grazie. Sì, grazie. Dottor Ferrara, Ferdinando Ferrara, Antonio Caponetto, ringraziamento a nome della Commissione per l'invito a partecipare ai lavori di questo convegno, che secondo me ha fuso in maniera anche abbastanza intelligente gli obiettivi che ci siamo posti come riunione del sottocomitato mezzogiorno dell'accordo di partenariato, ma allo stesso tempo ha gettato un ponte sulle riflessioni che si stanno facendo in maniera molto proficua sui tavoli, sui contenuti della programmazione 2021-2027. Quindi grazie per l'invito a partecipare. Volevo fare alcune considerazioni conclusive a nome dei servizi della Commissione, incominciando per la parte, diciamo, FESR, quindi di Gireggio, e completerà Adelina per la digioccupazione sugli aspetti relativi più al PO4, mercato del lavoro, risorse umane e i classici, diciamo, temi del fondo sociale. Il pomeriggio di oggi è stato veramente molto interessante, ha permesso di passare rapidamente in rassegna una complessa mole di dati, sia di tipo socio-economico sia di tipo finanziario. Avevo previsto una serie di considerazioni di tipo, appunto, più analitico, che lascio, perché siamo stati abbondantemente informati sulle principali caratteristiche che riguardano il mezzogiorno, però alcuni elementi volevo ricordarli, partendo
da un assioma fondamentale che riguarda l'obiettivo della nostra politica. La politica di coesione, soprattutto per quanto riguarda il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ha come obiettivo fondamentale di ridurre i divari di sviluppo. Io purtroppo per me, nel senso che questo denuncia la mia età, insomma, mi occupo di queste cose da molti anni e devo dire che constatare la difficoltà con la quale le regioni del sud Italia perseguono l'obiettivo della riduzione del divario è un elemento che fa riflettere chi si occupa di queste politiche tanti anni. Se riprendiamo velocemente i dati Svimez, notiamo che negli ultimi 10 anni, cioè a partire dalla crisi, è aumentato il divario fra Mezzogiorno e Centro-Nord, ma allo stesso tempo aumenta il divario fra l'Italia e il resto dell'Europa, laddove l'Europa dell'Est realizza un importante processo di convergenza. La Polonia penso sia l'unico Stato membro che non ha mai avuto reazioni negative di PIL nel corso della crisi. Quindi il prodotto interno lordo per abitante, descrive in modo sintetico la ricchezza del Paese, denuncia che sul Mezzogiorno sia in ritardo il processo di convergenza che si è qualche volta sporadicamente realizzato e interrotto e che i divari aumentano in una situazione in cui l'Italia nel suo complesso peggiora il suo posizionamento competitivo. Due indicatori molto sintetici: si deteriorano le condizioni di competitività, la produttività delle regioni italiane e del Mezzogiorno è inferiore rispetto a quella media europea. Il Mezzogiorno ha un posizionamento in termini di occupazione nei settori ad alta tecnologia che è uguale a circa la metà della media europea. Poi lasciamo stare tutte le considerazioni fatte sulla qualità del sistema delle infrastrutture, sulle dinamiche di mercato del lavoro, parlerà abbondantemente Adelina nel proseguo. Volevo approfittarne per rimandarvi a un lavoro fatto molto recentemente dalla Direzione Generale Politiche Regionali che riguarda la costruzione di un indice regionale di competitività che è stato illustrato nel corso della settimana delle regioni e delle città a inizio ottobre a Bruxelles e che è un indice sintetico che è costruito su tre categorie di gruppi di indici, quelli che riflettono le condizioni base di competitività, quindi le istituzioni, la stabilità macroeconomica, la situazione delle infrastrutture, salute, educazione, gli elementi che riguardano l'efficienza di un'economia e quelli che riguardano la sua innovatività. Su 268 regioni, le 4 regioni del Mezzogiorno si collocano su 268 dal posto 232 della Campania al posto 244 della Calabria. Cioè siamo veramente sull'ultimo gruppo di regioni in termini di capacità competitive. Ora, per quanto si possano fare considerazioni metodologiche sul modo in cui questi indici sintetici vengono costruiti, però siccome prendono in considerazione migliaia di dati e tutti nello stesso modo per 268 regioni, avere questo tipo di risultati non solo fotografa una situazione, ma dà degli elementi di apprensione sulle prospettive di recupero di un ritardo che se la struttura economica di una regione non si evolve non dà speranze di riempire il ritardo che si è maturato. Non ho avuto tempo di caricare su una pennetta e quindi non potrò mostrarvi, qua ci sono dei grafici a ragnatela che dimostrano la situazione delle regioni del Mezzogiorno rispetto alla media europea. Stanno tutte ben al di dentro della ragnatela media europea con l'eccezione delle infrastrutture sanitarie. La tendenza è al deterioramento della posizione competitiva con una certa stabilità negli ultimi 3 anni, tranne che per la Calabria che ha visto ulteriormente ridurre la sua posizione competitiva. Che significa questo? Che siamo in presenza di una messe complessa e numerosa di dati che fotografano una situazione di malessere e di ritardo di sviluppo nelle condizioni attuali non facilmente recuperabili. Allora, dando per acquisita l'analisi dolorosa della situazione di ritardo del territorio, io volevo lanciare alcuni elementi di riflessione dal punto di vista della policy, visto che noi nel bene o nel male comunque ci occupiamo di costruire e attuare politiche di coesione territoriale.
tre considerazioni e qualche elemento sul futuro. La prima considerazione: per la Commissione europea, per l'Europa, il Mezzogiorno è il cliente principale della politica di coesione in Italia, e questo è evidente, è il suo core business, è là dove bisogna dimostrare che questa politica può essere efficace. Nelle regioni meno sviluppate si concentrano circa il 70% delle risorse destinate al paese Italia. Se questo è il nostro core business, bisogna comunque partire dalla ricognizione già fatta in modo molto chiaro dai colleghi dell'Agenzia, che nel Mezzogiorno esiste una lentezza nelle capacità di spesa. Diciamo, considerando la situazione di inizio ottobre, con riferimento, senza mostrare troppi dati, a livello dei pagamenti dei beneficiari finali degli interventi, diciamo, grosso modo, l'Italia è di circa 5 punti al di sotto della media europea, cioè l'Europa sta al 28, l'Italia al 23, il Mezzogiorno sta in media intorno al 21,5-22. Ora è evidente che questo ritardo è descritto in modo sintetico da numeri, ma chi come noi funzionari frequenta quotidianamente i comitati di sorveglianza, si trova in vari comitati di sorveglianza, nelle sessioni autunnali, col problema un po' angoscioso di misurare il ritardo rispetto all'obiettivo di evitare il disimpegno automatico e alla ricerca, da un lato, delle migliori condizioni per velocizzare gli interventi lanciati, dall'altro canto, alla ricerca di progetti compatibili col programma per realizzare gli obiettivi del programma. Però dobbiamo dircelo qua in modo onesto, la ricerca di progetti coerenti, retrospettivi che si voglia, pur essendo pienamente legittima e pur concorrendo agli obiettivi del programma, trattandosi di progetti già assortiti da copertura finanziaria nazionale, produce nel migliore dei casi, un ritardo, uno spostamento in avanti della manifestazione degli effetti economici legati alla spesa per le infrastrutture. Questo si riflette sui dati di PIL. Questo, fra l'altro, è stato abbastanza ben fotografato dalla lettera a cui faceva riferimento Ferdinando Ferrara in precedenza, dove la Commissione, rispetto agli obiettivi che l'amministrazione si è data in termini di addizionalità degli interventi, fa un punto intermedio della situazione, avverte che gli obiettivi di addizionalità non sono pienamente soddisfatti e indica alle autorità italiane un percorso di investimento più intenso per recuperare il ritardo e raggiungere gli obiettivi in fine periodo. Ed è chiaro che carattere addizionale o carattere sostitutivo di un intervento non sono definizioni intellettuali, sono definizioni che impattano sulla spesa, che impattano sul livello di domanda aggregata che è innestata su un territorio, che significano probabilmente più o meno ricchezza in un dato periodo, in una data area. Se queste sono le considerazioni generali sul Mezzogiorno, vediamo un po' come ci posizioniamo rispetto alle politiche del 21-27. Io penso che i 5 obiettivi di policy che i colleghi del Dipartimento hanno rammentato, facendo un focus sul modo in cui questi obiettivi sono articolati per il Mezzogiorno, permettano, come costruzione teorico-programmatica, di affrontare gli obiettivi del Mezzogiorno. Faccio qualche piccola precisazione sull'uno o l'altro degli obiettivi, facendo anche riferimento ai contenuti dell'allegato D, che per noi rappresenta in sintesi le priorità che la Commissione intende perseguire in questi 5 obiettivi. Sono molto d'accordo sull'obiettivo, sul policy objective numero 1, secondo me è quello più rilevante per il Mezzogiorno, è pur vero che in presenza di un tessuto imprenditoriale più arretrato, meno sviluppato, bisogna contare su un concetto di innovazione più ampio, bisogna affiancare agli strumenti finanziari le sovvenzioni. È altrettanto vero però che deve esistere una riflessione strategica in termini di strategia, di speciazione intelligente, che permetta a un territorio di collocarsi in una visione di miglioramento della catena del valore, di posizionamento in settori di maggiore tecnologia. Non si può pensare di competere non solo con l'Europa dell'Est, ma neanche con l'Asia,
mantenendo specializzazioni settoriali su settori tipo tradizionali. Sul Policy Objective 2, io penso che sulla transizione energetica l'Italia abbia molti attori, nel Mezzogiorno si possono realizzare obiettivi importanti. Ricordo, non a mo' di polemica, ma come elemento di attenzione, le difficoltà che abbiamo avuto in alcune regioni del Mezzogiorno a attivare non dico un avvio di economia circolare, ma semplicemente mettere il sistema della raccolta e trattamento dei rifiuti su un canale di normalità. Ed è difficile, ed è maledettamente difficile. E citare pure, per quanto riguarda il sistema delle acque, il numero di inflazioni, specialmente in una regione del Mezzogiorno, che costano soldi ai contribuenti. Per quanto riguarda il Policy Objective 3, se ne è parlato, BUL, dove le regioni del Sud, al netto dei ritardi di attuazione degli interventi, sono comunque ben posizionate. Per la mobilità, voi conoscete la nostra priorità per la mobilità sostenibile, ferrovie e porti, attualmente sui porti e sulla multimedialità ci sono dei ritardi, le strade laddove servono ridurre l'isolamento delle aree interne, ma sono una modalità su cui bisognerebbe fare una riflessione più attenta. Sul Policy Objective 4 lascio a Adelina gli approfondimenti, sul Policy Objective 5 sono d'accordo abbastanza con le considerazioni fatte da Paola, c'è un problema gigantesco attualmente di grosso ritardo nel concepire e attuare questi interventi, bisogna inventarsi qualcosa, come dite voi, per semplificare nella continuità e per rafforzare la capacità, soprattutto degli enti locali, a fare politiche di territorio che permettano di contrarre i fenomeni di spopolamento. Fatta questa rapida carrellata, due punti per terminare. Il primo punto riguarda, è un punto cross-cutting che si è visto in tutti i policy objective, è il punto della capacità amministrativa, dove capacità amministrativa, qualità e la governance non significa essere bravi o meno bravi, però significa valutare in modo complessivo l'adeguatezza sia di qualità che di quantità delle risorse umane, l'adeguatezza del sistema delle regole e delle procedure e l'efficienza nelle capacità di un'amministrazione di organizzare il complesso degli interessi che sono portati dagli attori del territorio. Queste cose non sono fatte attualmente in modo efficiente nel Mezzogiorno e non solo nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'esercizio dei PRA, su cui non voglio fare troppa pubblicità, però si è affrontato e toccato con mano l'enorme dilatazione dei tempi che vanno dal momento in cui un bando viene lanciato al momento in cui il cantiere viene chiuso e collaudato. Sono tempi geologici. Oggi prendiamo più tempo a fare 3 km di strada che l'autostrada del Sole 30 anni fa o 40 anni fa. Quindi c'è un problema di ragionare sulle capacità amministrative e c'è un motivo politico che il Country Report nell'ambito del semestre e anche le raccomandazioni specifiche per Paese sottolineano come per l'Italia questo resti un problema su cui concentrare l'attenzione. Esistono delle evidenze analitiche, i lavori della Banca Mondiale, confluiti peraltro anche nella batteria di indicatori del Regional Competitive Index, che dimostrano come da un lato nelle regioni del Mezzogiorno la qualità della governance sia inferiori rispetto ad altre regioni, ma dimostrano anche la correlazione che esiste fra la qualità e la governance e la competitività di un territorio. E infine, volevo concludere sul fatto che bisognerebbe riportare a sistema tutte queste riflessioni e noi siamo personalmente molto in favore dello sforzo che mi sembra che il governo attuale sta facendo per predisporre una strategia, un piano per questa parte del paese. Purché questo piano, che deve permettere un inquadramento sistematico degli interventi previsti e dare anche una visibilità politica agli interventi per il Mezzogiorno, abbia tre punti fondamentali di ancoraggio. Il primo, una definizione chiara degli obiettivi che si vogliono raggiungere, che siano obiettivi di servizio, come ai tempi della programmazione Barchiana, che siano i risultati attesi, incorporati nell'accordo di partenariato. Piccola parentesi, quando io frequento i comitati di sorveglianza e lavoriamo un po' sugli indicatori di risultato, ci rendiamo conto come i risultati ipotizzati inizio programmazione siano spesso fuori linea, non siano raggiunti, che ci sono dinamiche in senso contrario rispetto agli auspicati miglioramenti. Quindi una strategia ancorata su un sistema di obiettivi credibile, metodologicamente robusto, declinando strumenti che abbiano la capacità
di impattare su quegli obiettivi e siano sotto il controllo delle amministrazioni, e infine la predisposizione e funzionamento di un sistema di monitoraggio che permetta veramente di capire se i risultati sono in via di perseguimento o se sui risultati non ci siamo e bisogna riorganizzare la riflessione sulle politiche. Ecco, queste le considerazioni iniziali che volevo consegnarvi prima di passare la parola alla collega Adelina Dostrei, Strada di Geoccupazione. Grazie, grazie mille. Prego Adelina. Grazie Presidente. Buongiorno, buon pomeriggio piuttosto a tutti. Questa è la mia prima partecipazione in Sottocomitato Mezzogiorno. Sono a capo unità Fondo Sociale per l'Italia, la Svezia e la Danimarca. Dopo 2 anni, ciao. Allora, questa occasione è molto per me interessante perché e questo sottocomitato si è travestito, se puoi dire, da tavolo o viceversa. Ok, va bene. Ritornando seri, questa riflessione sulle lezioni apprese dell'attuale periodo di programmazione possono infine migliorare e definire cosa possiamo fare meglio per la futura strategia per questa importante regione di Mezzogiorno. Mi dispiace, ma c'è ancora la periodo di programmazione attuale che è molto importante. Dobbiamo finire questa programmazione in bellezza, se può essere dire. E per quanto riguarda questa programmazione, io sono un po' preoccupata perché abbiamo visto che c'è ancora difficoltà di esecuzione e di raggiungere gli obiettivi, in particolare il problema della soglia N+3. Comunque per me un messaggio importante oggi c'è che bisogna accelerare la spesa e anche la certificazione che deve essere fatta per poter presentare il rimborso alla Commissione. E prima di tutto raggiungere gli obiettivi che sono importanti per queste tutte le regioni, tutti i programmi italiani. Io sono una persona ottimista, purtroppo io mi sembra che posso rimanere un po' più fiduciosa che possiamo raggiungere questo target per tutto il programma italiano. Comunque vediamo, ma è necessario veramente rimanere vigilante per l'esecuzione attuale. Questo è il mio messaggio. Per quanto riguarda la futura programmazione, diciamo così, come è stato presentato, rimane molto importante divario regionale e soprattutto nelle regioni di Mezzogiorno. E per me è molto importante che dalla prossima programmazione questa specificità, queste difficoltà, queste criticità, sfide, come volete, di questa regione sono presa veramente in carico e seriamente, soprattutto per quanto riguarda la mia competenza e il Fondo Sociale. E in questo senso per il futuro il Fondo Sociale più per me deve concentrare propriamente le sforze in qualche tema che sono importanti e che impattano questi territori specialmente, perché parliamo oggi del Mezzogiorno. E mi fa piacere che la presentazione che è stata fatta in grande linea coincide veramente con le idee che noi a Bruxelles facciamo di questa utilizzazione del Fondo Sociale. È stata presentata alcune idee come il miglioramento della qualità, l'accessibilità, efficienza dei servizi sociali della prima infanzia. L'occupazione giovanile è un tema importantissimo per questa regione, per noi e per voi. E anche l'opportunità di lavoro, posso continuare a parlare così una ora, ma non è l'obiettivo oggi, ma comunque è importante capire cosa bisogna di fare per questa regione, per l'Italia in generale, e come utilizzare meglio il futuro fondo sociale.
C'è ancora un tema che per me è anche importante e rimane prioritario, che è il miglioramento delle condizioni di vita e del lavoro di tutti i lavoratori, e in particolare i lavoratori stazionali, e che c'è un problema un po' più concreto in questa regione di Mezzogiorno. E per me è importante che il lavoro che è stato cominciato deve proseguire, il lavoro che è fatto delle autorità nazionali nella lotta contro lo sfruttamento del lavoro sommerso, possiamo dire così, più o meno, caporalato, se possiamo dare il nome per corretto. L'altro punto per me che è importante in generale per l'Italia, in particolare per questa regione, c'è la lotta contro la povertà estrema. È importante integrare le azioni che possono affrontare le privazioni materiali e uscire le persone dalla povertà e fare in modo che queste persone siano inserite nella società. E questa sfida per l'Italia per me puoi cominciare con, diciamo, una mappatura della povertà estrema a livello territoriale, per vedere bene dove sono le problemi, dove sono le problemi più difficili da affrontare. Comunque, il collegamento con questa lotta contro la povertà rimane un assunto molto delicato e importante, che c'è la povertà infantile in Italia e in altri paesi anche. E questa è una delle priorità della nuova Presidente della Commissione, che parliamo anche di avere una prossima garanzia per l'infanzia. Comunque, anche se questo non è ancora qualcosa di visibile o di concreto, la lotta contro la povertà poi include anche i bambini, e veramente questo è un... Se guardiamo le numeri, perché non vorrei dare qui tutte le numeri, voi avete già visto molte statistiche, ma è un problema veramente importante in molti paesi, e specialmente perché stiamo in Italia, per l'Italia e per questa regione. Un'altra sfida per me importante per il mercato del lavoro c'è l'inserzione delle donne in questo mercato, e per questo ha bisogno di fare differenti misure. Una delle misure può essere l'estensione dei servizi per la prima infanzia e altre possibilità che sono importanti per l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro. Allora, io penso che il miglioramento di tutto questo che abbiamo parlato qui è qualcosa che è importante fare in modo di in ogni regione, di tutta questa possibilità che abbiamo parlato oggi, cosa è più importante di sviluppare o di fare in ogni regione. E questo per me, le lezioni della periodo attuale e cosa stanno facendo le regioni, il programma in questo senso, è importante di capire cosa è andato bene, cosa non è andato bene, cosa possiamo migliorare. Per me è una parte importantissima dell'esercizio che abbiamo cominciato. E questa riflessione che abbiamo fatto insieme, tutte queste tavole, sono per me importantissime per permettere di vedere più chiaro cosa possiamo migliorare veramente per il futuro di queste regioni d'Italia, per l'Italia in generale, e per me la cosa più importante è che cosa possiamo migliorare per il futuro dei cittadini, perché tutte le politiche del Fondo Europeo sono centrate per le persone, e questo per me c'è qualcosa che non dobbiamo mai dimenticare. Grazie. Grazie. Beh, io devo dire che gli interventi della Commissione sono molto importanti e interessanti, anche diciamo, confortanti per quanto riguarda appunto le parole di condivisione anche sul
sulle priorità e sugli obiettivi che stiamo evidenziando nel percorso di partenariato. Importanti anche per l'attenzione che so che c'è da parte di entrambe le direzioni generali, sia Reggio che Occupazione, sulla tematica italiana e soprattutto per cercare di migliorare al massimo l'efficacia dell'attuale programmazione. Su questo appunto ci saranno anche degli incontri specifici a Trieste e credo che sia molto importante anche per le regioni qui presente essere pronti a questo confronto che si terrà nei primi giorni di novembre. A questo punto gradirei, devo dire ovviamente se sono d'accordo, avere degli interventi dalla sala, dal partenariato, possibilmente incominciando con rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno. Grazie. Ecco qui, Pasquale Orlando della Regione Puglia. Prego Pasquale. Non tanto, ce l'ha il microfono? Giù lo vedo. Se no puoi andare lì? Pasquale, vieni su, ecco. Vieni su. Vieni su. Come si sente meglio se vieni qua? Prendi questo, Pasquale. Questo funziona. Eh sì, a quel punto Gli diamo il palco a questo punto. Buonasera a tutti. Spero di avere qualche minuto per fare alcune considerazioni su quello che è stato detto, che è troppo importante. Oggi è un incontro particolarmente utile, importante, spero anzi che questi incontri si susseguano con ulteriore frequenza in futuro. Sono state dette delle cose troppo importanti per non fare alcune considerazioni di carattere generale. Tre punti in particolare, faccio dei riferimenti generali, non parlo tanto dei fondi comunitari, parliamo un po' del Mezzogiorno, visto che queste non sono occasioni molto, molto frequenti. Primo punto, io ho la sensazione che noi dobbiamo cercare di modificare la narrazione e la lettura che facciamo del Mezzogiorno. Abbiamo bisogno di modificare la narrazione del Sud. Abbiamo bisogno di fuoriuscire dalla retorica del Mezzogiorno tutto uguale, di tutta un'erba un fascio, perché il livello di complessità di un paese come l'Italia e del Mezzogiorno, scusatemi, non può essere paragonato al livello di complessità che hanno paesi dell'Unione Europea, dove il costo del lavoro è di 800 euro al mese o di 10 euro orari. Noi abbiamo un livello di complessità che è diverso da altri paesi europei. Abbiamo bisogno di ricorrere a una narrazione che è capace di guardare al Sud nelle diverse specificità e differenze che ci sono nel Sud e che necessitano anche di interventi mirati e differenti. Abbiamo bisogno di valorizzare quello che di buono si fa nel Mezzogiorno, partire dalla consapevolezza che c'è un Mezzogiorno tra mille difficoltà, tra mille problemi, che funziona, che produce risultati. 72.000 studenti oggetto di interventi per migliorare le capacità di base nella lettura e nella matematica. 14.000 disoccupati oggetto di intervento di formazione, 13.700 famiglie che hanno avuto un reddito regionale di cittadinanza per contrastare la povertà che nel Sud supera il 25% delle famiglie, 1.500.000 di cittadini che beneficiano di servizi rafforzati nel campo della sanità territoriale, 6.000 imprese che hanno progetti di investimento finanziati per un valore di 4 miliardi e 200 milioni di euro, 6.000 giovani che attualmente hanno finanziato, in corso di finanziamento, progetti di autoimprenditorialità. Questi sono solo alcuni numeri che voi tutti noi troviamo nella RAA, che riguardano la Puglia, ma numeri uguali riguardano tutte le altre regioni del Mezzogiorno, su cui forse anche quando parliamo di fondi comunitari dobbiamo un po' abituarci a darne conto fra di noi,
perché il bicchiere è mezzo vuoto ma è anche mezzo pieno, e dobbiamo imparare a guardare anche quello che di buono viene fatto e c'è all'interno di questo bicchiere, ma anche per trovare le soluzioni. Cioè dobbiamo anche valorizzare all'esterno che dal 2015 a oggi sono stati non impegnati, sono stati spesi, controllati, certificati 6 miliardi e mezzo di investimenti, che sono i numeri che prima ci avete fatto vedere. 6 miliardi e mezzo di investimenti pagati, controllati, certificati in un paese in cui le statistiche ufficiali dicono che per fare un investimento che supera i 50 milioni di euro ci vogliono 15 anni. Cioè noi dobbiamo partire da quello che c'è di buono se vogliamo mettere in risalto le responsabilità, mettere in risalto i ritardi, mettere in risalto gli interventi che dobbiamo promuovere. E poi dobbiamo partire anche da un altro aspetto, che l'Italia ha un problema negli investimenti pubblici, perché ha un sistema complessivo di sistema paese che non è affatto orientato alle politiche di investimento pubblico. E necessariamente quelle dei fondi comunitari purtroppo non sono un'isola felice, perché anche sugli investimenti dei fondi comunitari c'è il codice degli appalti, ci sono i contenziosi sulle gare che vengono fatte, c'è il problema delle autorizzazioni ambientali, c'è il problema delle autorizzazioni della sovrintendenza dei beni culturali. Apro e chiudo la parentesi, noi siamo il paese in cui per poter sradicare un albero che ha la xylella, su ogni singolo albero ci vuole l'autorizzazione della sovrintendenza. Chiudo la parentesi. Cioè c'è un problema che riguarda anche gli investimenti, le politiche di investimento nel nostro paese, e c'è un problema che richiama quindi una serie di interventi che noi non possiamo evitare di fare, ma non per accelerare la spesa dei fondi comunitari, per accelerare la spesa degli investimenti in quanto tale. Però dobbiamo partire da una narrazione nuova, da una rappresentazione nuova del Mezzogiorno, che non è tutto uguale, anche perché nel campo delle scienze sociali c'è un termine che è molto conosciuto, che si chiama la profezia che si autoadempie, che dice che poi a furia di parlare, a furia di rappresentare le cose in un certo modo, a furia di dire che c'è qualcuno che dice che va tutto male, che le cose non funzionano, poi si convincono tutti che è così. E tutti gli attori operano in funzione di questa profezia. E in un contesto come il Mezzogiorno, che è gravemente carente di capitale sociale, la rappresentazione della realtà, alcune volte parziale, che finiamo per fare tutti noi, è un elemento molto pericoloso sul quale dobbiamo assolutamente prestare attenzione e intervenire. Secondo punto, cerco di essere velocissimo, attenzione a non fare, diciamo, passi indietro quando si parla di investimenti, attenzione a non ragionare solo sui singoli interventi, attenzione a non cadere nel rischio di tornare a questa famosa e famigerata lista della spesa che noi per anni ci siamo sforzati tutti di superare. Attenzione a non ricadere in questi errori. Quando si parla di investimenti noi dobbiamo fare alcune cose che sono concentrare, integrare, integrare territori, integrare tipologie, dobbiamo misurare gli obiettivi, dobbiamo modificare strada facendo, dobbiamo differenziare, cioè possiamo fare una lista lunga di verbi rispetto ai quali però c'è solo una parola che sintetizza tutto, e questa parola si chiama politica. Noi dobbiamo sviluppare, ragionare insieme, confrontarci sulle politiche, e poi dentro le politiche ci sono gli obiettivi, gli strumenti e le fonti di finanziamento. Dobbiamo rafforzare la capacità di ragionare in termini di politiche di sviluppo, di politiche anche differenziate di sviluppo. E questo presuppone anche il ricorso a strumenti, se vogliamo invertire quei numeri che sono stati proiettati prima da Bianchi, che sono drammatici, drammatici, noi dobbiamo avere anche la capacità di ricorrere a strumenti che in molti casi non possono essere uguali per tutto il paese, ma devono essere differenziati. Io non posso ridurre il cuneo fiscale allo stesso modo al nord e al sud, non posso fare le ZES allo stesso modo al nord e al sud, non posso ricorrere a una riduzione delle condizioni di attrazione imprenditoriale allo stesso modo. Lo devo fare per tutto il paese, perché anche il centro-nord vive in una situazione di difficoltà e di crisi, ma lo devo fare di più nel Mezzogiorno. E vengo al terzo punto. Perché questo? Perché a mio avviso, in
un momento in cui giustamente si parla del Green New Deal, che è assolutamente importante e fondamentale. Ci sono però due priorità, a mio avviso, che non vanno assolutamente dimenticate e che devono entrare in questo New Deal. La prima priorità è quella dello sviluppo delle imprese, della presenza delle imprese nel Mezzogiorno, perché imprese significa occupazione, perché i giovani se ne vanno perché non c'è lavoro, c'è un sistema dell'istruzione che paradossalmente è sovraqualificato rispetto all'offerta che oggi c'è nel Mezzogiorno e che quindi trova lavoro altrove. Noi abbiamo bisogno di migliorare le condizioni di creazione, sviluppo e attrazione di impresa, perché sono le imprese che generano lavoro. E se vogliamo promuovere lavoro nel Mezzogiorno, che è l'emergenza ormai drammatica che c'è in tutti i territori, sia pure con dimensioni diverse, non possiamo non porre l'attenzione su questa priorità che riguarda il mondo delle imprese, che riguarda il rafforzamento anche delle competenze per entrare in un mondo del lavoro che è molto più complesso e articolato. E la seconda priorità è proprio quella a cui facevo cenno prima, è quella dei cittadini e quella dei giovani. Perché attenzione, noi stiamo investendo e continueremo a investire nelle aree interne, però i dati che prima il direttore di Svimez ha proiettato ci dicono una cosa molto importante, ci dicono che la tendenza da qui ai prossimi 25 anni è che l'intero Mezzogiorno diventa un'area interna, cioè un processo di demografico, di perdita del 35% dei cittadini, degli abitanti. La Puglia dai 4 milioni e 100 di oggi, e questo è l'Istat, sono le previsioni demografiche dell'Istat, dicono che la Puglia, come tutte le altre regioni del sud, la Puglia perde il 35% e tra 25 anni dai 4 milioni e 100 di oggi passa a 2 milioni e 700 mila abitanti, con un over 65 anni che è altissimo. E questa è la storia di tutto il Mezzogiorno, e le ultime proiezioni degli ultimi due anni dicono che anche nel centro-nord si stanno iniziando a sviluppare politiche demografiche di questo tipo. Allora va bene parlare di singoli interventi, però, e mi aggancio al discorso di prima, noi dobbiamo sviluppare delle politiche che mettono insieme una serie di azioni per contrastare queste tendenze nel campo del social housing, nel campo del lavoro, nel campo degli incentivi a far tornare i giovani, negli incentivi a fare in modo che i giovani siano qui e creino delle famiglie. Cioè noi dobbiamo mettere insieme tutta una serie di strumentazioni per fare in modo che questo declino drammatico, demografico dell'Italia, forse unico in Europa, è unico nei paesi OCSE, perché un declino demografico di questo tipo non riguarda nessun altro paese dei paesi più sviluppati, possa essere invertito, ma possa essere invertito in tempi brevi, perché il futuro che ci aspetta è particolarmente, particolarmente negativo. Allora, da questo punto di vista, io accolgo molto alcuni ragionamenti che sono stati fatti prima, gli obiettivi, la misurazione, e lancio una proposta. Perché non facciamo anche noi, come sta facendo il FEASR, come verrà fatto sui prossimi PSR del prossimo ciclo di programmazione, dove l'obiettivo di N+3 non sarà più messo in termini di spesa finanziaria, sarà messo in termini di raggiungimento degli obiettivi. Non sarà più la spesa, la famigerata spesa, ma sarà la capacità anno per anno di conseguire quegli obiettivi fisici che sono stati indicati all'interno del programma. Facciamo anche noi sul FES e sul Fondo Sociale in questo modo. Mettiamo il target N+3 sugli obiettivi, orientiamo le politiche dei fondi comunitari all'interno di una politica e di una programmazione unitaria al raggiungimento di alcuni obiettivi, perché forse questo sposta l'attenzione dalla famigerata spesa alla qualità della spesa, al conseguimento degli obiettivi, e forse questo può aiutare a far sì che il contributo dei fondi comunitari in una politica di investimenti più ampia e generale nazionale possa contribuire a ridurre o eliminare forse i divari che riguardano il nostro territorio rispetto al resto del paese. Grazie. No, io... Grazie Pasquale per il suo qualificatissimo intervento, che chiaramente lascerebbe spunti di dibattito che vanno anche al di là della giornata.
ma sicuramente ci sono dei temi che sono anche trasversali alle politiche di coesione e riguardano la regolazione a livello europeo, su cui io concordo con quello che diceva Pasquale, cioè di una regolazione europea che consente una competizione anche selvaggia fiscale fra stati, ma non consente un minimo di competizione fiscale anche quando ci sono situazioni di oggettivo svantaggio fra regioni d'Europa. Io credo che questo sia un tema che prima o poi debba essere affrontato a livello politico e risolto, anche in vista anche di quello che parlava prima Pasquale, cioè del grande obiettivo del Green Deal, dell'obiettivo verde che vuole l'arsi d'Europa. Ora è chiaro che o cerchiamo anche lì di rivedere i meccanismi di aiuti di Stato in maniera tale che questo obiettivo sia possibile intensificarlo e renderlo più appetibile alle imprese che si trovano in situazioni di partenza di svantaggio come al Mezzogiorno, altrimenti anche questo obiettivo rischia di non avere una diffusione omogenea su tutti i territori dell'Unione Europea. Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. Io a questo punto di vista sono totalmente d'accordo, ci sono casi che ce lo consentono in tutte le regioni, la Puglia è una di queste, cito solamente un'esperienza che è di particolare rilievo, che è quella dell'area interna dei Monti Launi, che è riuscita a fare un accordo di programma di grandi dimensioni e con anche una grande capacità di attuazione proprio grazie all'impegno del territorio, di persone valide sul territorio che hanno saputo creare una sinergia e una strategia fra i diversi comuni dell'area. Adesso chi si era prenotato? Prego, io da qui non riesco a vedere con la luce, mi scuso. Prego. Ma non funziona, no? Venga. Francesco Russo, Regione Calabria. Io condivido molte delle cose dette e su alcune mi trovo, su altre volevo fare qualche riflessione velocissima a partire dalle conclusioni che faceva la Puglia sulla questione ormai assodata, peraltro paradossale, che la Commissione, se interviene fuori dai confini europei, non si ferma agli output, che è la spesa finanziaria che certifichiamo, va a finire proprio agli outcome e goals. Invece incredibilmente ancora ci fermiamo sempre all'output e alle risultanze finanziarie, e questo è il primo tema. Secondo tema invece che credo rimanga aperto a partire dal 1.8, che significava Luca Bianchi come moltiplicatore degli investimenti. Io mi permetto di dire, lo vedo nella mia spesa nel quotidiano perché seguo contemporaneamente la programmazione comunitaria e quella nazionale, il ritardo formidabile. Lo dico per la Calabria, il dottor Caponnetto poco fa faceva vedere che fortunatamente la Calabria sta solo, manca il 20% per completare il risultato del 2019, quindi siamo molto avanti, eccetera. A fronte di questo io vedo che noi nell'FSC ci siamo scordati l'FSC da utilizzare nelle regioni, che le infrastrutture sono di proprietà dello Stato. Il paradosso che stiamo avendo, non stiamo potendo spendere l'FSC perché i soldi dati alla Regione Calabria, la Regione Calabria li deve dare allo Stato perché deve investire nei porti di proprietà statale, e questo non accade. Allora, non si spende nelle infrastrutture perché le infrastrutture principali nel Mezzogiorno d'Italia sono di proprietà dello Stato. Lo Stato non spende con le risorse ordinarie, non spende con gli FSC che le regioni stanno dando allo Stato. E terza cosa, almeno per quanto mi riguarda è ancora più grave, nella Calabria c'è il porto di Gioia Tauro, del PON Rete Infrastrutture, siamo 2019, fine 2019, un anno per completare la programmazione, nel porto di Gioia Tauro non è stato speso nemmeno un euro. Allora credo che il limite forte, e mi rivolgo all'agenzia, mi rivolgo alla Commissione in particolare, credo, io non voglio fare facili battaglie meridionaliste, però voglio dire che il limite principale sta nella incapacità dello Stato a spendere nelle infrastrutture del Mezzogiorno. Il ritardo sta là, poi ci possiamo girare attorno. PON non ha speso il Gioia Tauro, FSC che lo Stato non si prende per spendere nei porti nazionali,
PAC che stamattina il ministro De Micheli dice che è in intenzione di rimodulare e riprogrammare il PAC. Siamo al 2019, fine 2019, a un anno dalla chiusura, stiamo con tutti i programmi che passano per lo Stato fermi. Secondo elemento, non voglio entrare in tutti i temi delle nuove policy, ci entreremo, noi come Regione stiamo preparando un documento preciso, specifico, ci abbiamo lavorato, abbiamo i tavoli di lavoro eccetera. Ne cito solo una cosa dell'obiettivo 2 perché credo che sia particolarmente importante per quanto ci riguarda. Faccio velocemente a capire che in Italia ci sono 3.000 scuole in zona sismica 1, di queste 3.000 scuole il buon Dio ne ha regalate 1.500 alla Calabria. Nel 2015 c'erano solo 20 scuole in regola, noi abbiamo lavorato pesantemente per 4 anni, oggi siamo a 1.000 interventi avviati su 2.000 scuole complessive. Quello che vediamo è una non convergenza, anzi utilizzo la parola che è stata detta poco fa, diciamo ortogonalità tra le decisioni a Roma e quella a Bruxelles, per cui si arriva al paradosso che con gli interventi romani sulla scuola, sull'edilizia antisismica scolastica, non si può utilizzare la stessa graduatoria dei POR, perché a Bruxelles si chiede una cosa e a Roma si dice un'altra cosa. Allora credo che o su queste cose ci mettiamo d'accordo, o Roma e Bruxelles si mettono d'accordo, o si interviene pesantemente su questi fatti. Finiamola di ribaltare tutto sul Mezzogiorno. C'è un ritardo fortissimo che sta nelle grandi capitali. O ci assumiamo questa responsabilità di dire questi elementi o non smuoviamo di un millesimo. I 6 miliardi citati dalla Puglia sono conferma di quello che dico io. Ultima notazione. Nella OP3 ho visto di tutto e di più. Ci siamo scordati forse che un Mezzogiorno d'Italia, forse, non è un pezzo del continente, ma è una grande penisola. Non ho visto la parola porti in tutte le opzioni, in tutto quanto vediamo. Credo che un tantino di pensiero ai porti regionali, alle capacità delle nostre coste, alla gestione degli approdi, alla gestione dei porti nazionali, alla gestione dei porti di transshipment, probabilmente si debba avere. Non credo che implicitamente ci sia una tombatura naturale dal fatto che viene tombato nelle programmazioni nazionali. Ci sono altri interventi? Sì, sono... Se vi avvicinate, se è meglio, sì, meglio di sì, che si sente meglio. Se funziona, perché... da lì si sente abbastanza bene. Sì, ma forse non si vedono per lo streaming anche. Dai Francesco, devi dire chi sei? Sono Francesca Iacono, Regione Campania. Vabbè, complicato intervenire dopo l'intervento di Pasquale, che era un po' diciamo, veramente di inquadramento di come siamo noi nel Mezzogiorno in questo momento. Noi siamo frutto di una programmazione, della terza programmazione di fondi strutturali, in cui forse, quando sto parlando della 14-20, stiamo cominciando a trovare la quadra tra le politiche e i finanziamenti. E questa cosa è sempre per vederla nel mezzo pieno e anche nella nostra capacità di organizzazione delle risorse umane e alle macchine. Questo pongo un esempio, insomma, che è diventata anche una buona prassi europea sulle infrastrutture per la ricerca. Noi abbiamo investito su San Giovanni a Teduccio nel 2000 e abbiamo dovuto fare nel Pit Napoli solo un'operazione di bonifica perché era un'area industriale e quindi quello volevamo fare già un'università in quell'epoca, ma non è stato possibile. E abbiamo continuato. Adesso è sede di un'academy della Apple. Ci sono ragazzi che prendono voucher, quindi abbiamo integrato i fondi, c'è ancora FESR da utilizzare lì perché stiamo completando le infrastrutture e c'è una grande infrastruttura urbana, cioè abbiamo avvicinato la metropolitana, quindi abbiamo creato connettività rispetto a questo punto. Questo penso che sia, come dire, il risultato che uno deve, a cui deve ambire, perché il puzzle che la dottoressa ci ha rappresentato è un obbligo, cioè noi abbiamo abbandonato i plurifondo, ma
l'Unione Europea non ci ha detto di abbandonare l'integrazione tra i fondi, e immagino che però questo, cioè la tensione alla spesa, sicuramente ci ha fatto un po' dimenticare quali erano gli obiettivi delle policy, cioè questi cinque grandi driver che comunque la Commissione tenta di lanciarci ogni volta che c'è una programmazione da mettere in campo. Penso che però dobbiamo effettivamente tirare fuori anche delle buone prassi, cioè nel senso che anche questa vicenda delle aree interne che noi stiamo anche un po' subendo, no? Però siamo in una fase adesso di grande riconsiderazione di questo strumento in termini di policy, perché quelle che sono gli APQ io le ho sempre vissute come uniti, cioè noi ci siamo anche un po' allontanati dai linguaggi, diciamo, che la Commissione ci induceva ad assumere, e spesso abbiamo fatto sì che degli strumenti che sono nostri e che sono anche nella prassi consolidata delle amministrazioni, noi i ministeri, le regioni, gli APQ li sanno gestire. È una roba, diciamo, perché forse hanno 20 anni, perché ci hanno un consolidato, perché è un linguaggio che abbiamo acquisito, ma noi ci sediamo con i sottoscrittori e più o meno riusciamo a capire che cosa dobbiamo farne anche dei fondi. E abbiamo anche l'integrato, c'è FEASR, c'è FESR, c'è il Fondo Sociale, c'è legge di stabilità. Quindi abbiamo coniugato su territori, diciamo, che hanno un'ampiezza, noi abbiamo territori da 25 comuni, da 48, però siamo riusciti su quelle porzioni di territorio a concentrare l'attenzione, a capire qual era il fabbisogno. Poi ovviamente, e queste sono strategie e policy che ovviamente sottendono queste grandi macro visioni che comunque abbiamo, ma che fanno la politica di programmazione delle regioni, cioè noi abbiamo territori che devono essere programmati dagli enti più prossimi a loro, ed è il motivo per cui sono nate le regioni, come ci dice De Mita ogni volta che ci incontra, che è il capofila dell'area interna, quando le hanno pensate, perché lui era uno di quelli che le ha pensate, erano fatte da 200 persone. Noi oggi abbiamo delle macro strutture che sono state anche addette alla gestione, molto spesso probabilmente non siamo in grado di farle perché non siamo neanche l'organismo più prossimo alla gestione, perché noi non siamo i beneficiari di questi benedetti fondi. Noi abbiamo una platea di enti locali che hanno delle grossissime difficoltà in termini organizzativi e gestiscono l'80% dei nostri fondi. Noi di questa cosa ogni tanto ce ne dimentichiamo, abbiamo un po' un governance che non ha tenuto conto di questa vicenda. Le nostre stesse misure di assistenza tecnica, quindi faccio mia colpa, non ha pensato, se non nel caso delle città medie, di immaginare delle misure specifiche di assistenza tecnica. Molto spesso, lo dico anche con dolore, perché è un precariato, diciamo, diffuso, che però ha, come dire, assunto delle grandi competenze in questi anni, a cui penso che il piano del lavoro che la Regione Campania ha messo in campo e che spende 100 milioni di Fondo Sociale Europeo, perché è un corso concorso, farà sì di poter dare anche delle risposte. Ma questo precariato oggi sostituisce le macchine regionali e potrebbe eventualmente sostituire, nelle more in cui finalmente si riassettano anche le macchine stesse organizzative. Perché le amministrazioni sono fatte di uomini, molto spesso non è che c'è scarsa qualità, che non ce n'è. E questa cosa è un fatto di cui non possiamo non tener conto, anche nell'accelerazione della spesa di questo periodo, perché noi non riusciamo ancora a chiudere il 2007-13, non abbiamo ancora tutte le carte per le chiusure, perché non c'è il monitoraggio, cioè ci sono tanti punti su cui... Allora, siccome questo, ho perso un po' di tempo su questa vicenda perché ho visto che è assolutamente pervasiva, diciamo, rispetto a tutta la vicenda, ovviamente tu buone politiche le fai anche se hai delle macchine che poi riescono a sostenere queste policy, e noi penso che siamo in condizione adesso di avere le idee chiare su quali sono le strategie da mettere in campo sul territorio. Noi rispetto anche alle imprese, voglio dire, noi abbiamo una grande mole di start-up che vanno ovviamente consolidate, perché sono start-up adesso, ma nel prossimo ciclo di programmazione devono essere imprese che devono consolidarsi, devono aumentare la loro capacità di stare sul mercato, probabilmente devono unirsi fra di loro per aumentare anche la capacità di produzione, e questa cosa è una cosa a cui dobbiamo pensare, però dobbiamo pensare anche che queste imprese devono essere connesse, quindi tutto il pezzo delle infrastrutture su cui purtroppo abbiamo fatto una battaglia,
con un'amministrazione centrale che probabilmente i dati dello Svimez non li conosce bene, ci parla di PON nazionali su un programma operativo nazionale che deve essere necessariamente per il Mezzogiorno sulle infrastrutture e le reti. Allora, noi siamo qui, come dire, in assoluta collaborazione, noi chiederemo al Dipartimento e all'Agenzia di essere chiamati nella definizione anche dei programmi operativi, perché quello che diceva anche il collega della Calabria, noi spesso perdiamo tempo per capire chi deve fare cosa. Noi sull'FSC abbiamo problemi, diciamo, relativamente a compiti e funzioni che sono naturalmente di competenza regionale, che vengono affidate ai ministeri e viceversa. Quindi penso che sulla scrittura dei programmi operativi nazionali è necessaria un'interazione con le regioni, perché le regioni hanno un'esperienza in termini di gestione, quindi sanno quali sono i punti di debolezza di percorsi che spesso per arrivare alla gara d'appalto hanno tutta una strada amministrativa che non riguarda il codice degli appalti. Quindi, siccome, ripeto, i 15 anni li possiamo ammortizzare anche accorciando queste filiere, perché altrimenti veramente diventa complicatissimo. Così come rispetto alle strategie territoriali, l'OT5 ovviamente è molto poco dotato, però può essere un obiettivo contenitore, cioè nel senso può stabilire quali sono gli strumenti su cui convergono eventualmente le azioni e gli obiettivi specifici degli altri OT, perché abbiamo visto che probabilmente, piuttosto, come giustamente si ci sollecitava Oriana, piuttosto che immaginare dei bandi ciechi, noi potremmo fare anche dei bandi un po' più oculati e capire esattamente su dei territori quali sono anche i criteri di valutazione da mettere a bando, per evitare che i bandi per le scuole li vincono i comuni che non hanno platea, perché il criterio della platea non è abbastanza forte da superare, diciamo, magari il criterio della qualità progettuale, che probabilmente i comuni più piccoli hanno la possibilità di fare perché hanno consulenti, diciamo, più disponibili. Questa cosa deve essere all'attenzione, così come l'idea che, appunto, parlando sempre di strumenti da mettere in convergenza, questa vicenda che c'è un piano di edilizia scolastica regionale su cui non convergono tutte le risorse messe a disposizione da Stato e Regioni, è una cosa che non possiamo più sostenere, perché il piano è un piano, se ha la dignità di piano deve vedere tutte le risorse convergere. Non è che ognuno si fa il suo bando e poi si capita il paradosso della Calabria, che aveva fatto già il bando e che non ha potuto vedere lo scorrimento della sua graduatoria nei fondi MIUR. Queste robe ci creano grandi problemi e penso che siamo nella maturità anche come amministrazioni di poter fare una riflessione sulle lezioni apprese, e sono sicuramente queste, per evitare di incorrere negli stessi errori dimenticando le policy che ci governano. Grazie. Grazie. Buonasera, Antonio Bernardo, Regione Basilicata. Ho rubato forse il posto a qualcuno prima di me, ma per un motivo che sta nell'obiettivo tematico della mobilità, l'unico treno che arriva a Potenza parte alle 18:50, l'unica alta velocità per Potenza e per la Basilicata, che tra l'altro è un'alta velocità che va alla velocità di un Intercity da Battipaglia in giù. Ed è proprio questo che mi dà, non pretestuosamente, lo spunto per parlare a questo tavolo autorevole, senza scendere in troppi particolari, cercando di mantenere alto il livello, come hanno fatto i colleghi, sul tema della demarcazione tra quella che è una politica del Mezzogiorno, che in maniera autoreferenziale forse anche noi piccole autorità di gestione pretendiamo alcune volte di voler fare, rispetto a quella più ambiziosa politica per il Mezzogiorno, che sta nella competenza tutta statale. Perché io penso che bisogna interrogarsi su un equilibrio, e lo dico da keynesiano quale sono, tra un approccio nazionale alla politica del Mezzogiorno, che è solo e non può essere che nazionale, perché è l'unica capacità di guardarci a noi, Regione del Mezzogiorno, nella nostra interezza e non nella nostra diciamo atomistica e singola autoreferenzialità, spetta al governo centrale. E quindi bisogna sposare un principio di approccio nazionale con un principio di sussidiarietà. E lo dico guardando ai colleghi anche della Commissione,
Io con molti di loro, con molti di voi, ci siamo incontrati alla settimana delle regioni, delle città pochi giorni fa. Se si vedeva, la maggior parte dei dibattiti su cosa si incentravano erano su aspetti che andavano sempre oltre noi, non nei nostri confini, non autoreferenziali. Si parlava tantissimo di strategie macro-regionali quest'anno. Si è parlato tantissimo dell'USAIR. La Basilicata sta geograficamente nella strategia USAIR, ma con i paesi IPA non ha nulla a che fare. Ma nulla a che fare per colpa della Basilicata, o forse perché siamo talmente lontani da quella costa, è talmente difficile individuare partenariati con quegli ambiti che forse non siamo ancora realmente nei fatti parte di queste strategie macro-regionali. Allora ci vuole la giusta misura, un punto di equilibrio tra quello che è la competenza che dobbiamo capire statale e quello che è l'intervento che possiamo fare noi, altrimenti ci troveremo anche in questo un esempio critico nel fare delle S3 regionali che poi con delle matrici, tutto come esercizio accademico, dobbiamo incrociare con una strategia nazionale della ricerca e dell'innovazione, e dobbiamo fingere che le cose si parlino quando la verità è che sono sostanzialmente nettamente diverse. Un secondo punto dei quattro che volevo accennare: serve certezza e contestualità delle risorse per il Mezzogiorno. Se io inizio a pensare quando devo costruire una casa da buon padre di famiglia, se devo ricorrere in tutto o in parte a un mutuo, lo devo sapere in partenza. Non posso fondare le fondamenta di una casa senza sapere quando arriverò a comprare gli infissi, se non la stufa elettrica. Allora, questo significa che non è che ogni volta conosciamo bene la dotazione del FESR, dell'FSE, del FEAMP, del FEASR, e poi la quarta o la quinta gamba dell'FSC è sempre una cosa al di là da venire, che poi si è rivelata anche importante, però meglio conoscerne l'esistenza subito, perché questo ci garantisce una demarcazione importante, che mi porta al terzo tema. Si è parlato molto, la dottoressa Doss Reis ha parlato di povertà e di temi di inclusione che ci restituiscono il tema dei servizi. Il tema dei servizi, il potenziamento dei servizi, la frustrazione che avvertiamo quotidianamente è quando il potenziamento dei servizi non passa più per la costruzione di strutture. Signori, diciamoci la verità, il 2000-2006, il 7-13, il 14-20, ma andrei indietro, il 94, la programmazione pre-2000-2006, noi strutture ne abbiamo costruite tante, anche per tanto è vero, ne abbiamo costruite talmente tutti tante che hanno inventato il principio del non consumo di suolo, perché abbiamo realizzato contenitori a iosa. Il problema è la gestione di questi contenitori. Le attività culturali non mancano, i contenitori ci sono, ma per costruirle queste attività, per farle vivere, quelle culturali, quelle sociali, quelle socioassistenziali, hanno bisogno di essere alimentate. E purtroppo io non vengo qui a chiedere che la spesa comunitaria o quella nazionale, l'FSC, delle risorse aggiuntive possano essere usate per coprire i costi dei servizi, ma avere certezza di risorse per spesa di investimenti subito consente ai policymaker di avere capacità di capire quando della propria spesa modulabile da spese di investimenti possa essere trasferita in spesa in conto corrente per potenziare quei servizi. Perché se ne è parlato in questi giorni, tante volte siamo costretti a fare spesa di investimenti che potremmo evitare di fare, fare spesa di servizi se avessimo la certezza di avere il FES, l'FSC, in modo chiaro, in modo definito, da subito, dall'inizio della programmazione. Un ultimo aspetto sul tema dei progetti che dobbiamo individuare da subito nella programmazione. Lo diceva Orianna Cuccu quando diceva: non facciamo bandi, se le regioni hanno la capacità di fare i programmatori, facessero i programmatori e individuassero quello che bisogna fare realmente. Bene, allora rivediamo anche i criteri di selezione.
perdiamo un anno per fare l'approvazione, i criteri di selezione e i comitati di sorveglianza, quando potremmo stabilire che tutto ciò che è già ben chiaro è individuato nel programma come progetti strategici, siano i progetti da un euro che da 50 milioni di euro. Quando una cosa è certa, è doverosa, è dovuta, la si scrive nel programma e non la si deve più selezionare. Il giorno dopo si dà l'ok, i nastri di partenza e si avvia. Questo su tutto ciò che è appalto di beni e servizi o di infrastrutture. Sugli aiuti, ne ha parlato il dottor Ferrara prima e il collega Pasquale, noi dobbiamo capire bene la normativa di aiuti di Stato e sfido che io, che sono uno che mediamente studia, non l'ho capita bene fino ad ora, figuriamoci chi non la studia abbastanza. Gli aiuti di Stato sono una cosa che ci spaventa, abbiamo paura della nostra ombra sulle infrazioni. Noi non possiamo competere in maniera, diciamo, impari in un'Europa che, lo sappiamo, dove stati membri fanno quello che noi vorremmo fare e se ne fregano, e noi dobbiamo stare lì a operare per forza in esenzione per la paura di notificare degli aiuti. E questi aiuti non li si può non mettere in relazione con tutte le politiche nazionali egregie che si stanno mettendo in campo, perché una parola che oggi non è emersa, in alcuni tavoli sì, ma in una, in oggi non è emersa, è il tema delle aree logistiche integrate, il tema delle zone economiche speciali. I piani delle ZES che abbiamo redatto sono pieni di riferimenti ai programmi operativi 2021-2027 e quindi non possiamo fare che ora costruiamo i programmi POR e ci dimentichiamo di citare le ZES, quando le ZES sono state fatte con la speranza di alimentarsi anche di opportunità provenienti proprio dai programmi operativi. Quindi progetti infrastrutturali e di appalto in generale e aiuti di Stato sono due elementi che dobbiamo presidiare da subito, perché quello che scriveremo nei programmi, sapendo che la DG Reggio dice, ci dirà che è tutt'altra cosa dalla DG Comp, però poi si deve poter realizzare, perché altrimenti non possiamo poi oggi interrogarci se possiamo costruire una rete idrica in un consorzio industriale, perché qualcuno ci viene a dire che quella infrastruttura è un aiuto di Stato e la deve pagare in quota parte un consorzio o un gruppo di imprese che ne beneficiano. Se no le nostre aree produttive non diventeranno mai attrattive se siamo schiavi di questa pseudo impostazione e di spauracchio anche sugli aiuti di Stato. Mi fermo qui, grazie. Chi c'è ora? C'è qualcun altro? Io non vedo niente perché sono, diciamo, ho la luce in faccia, quindi la vedo buia. Ok. Si apre piccolo. Ah, si sa. Ottimo. Grazie, sono Massimo Sabatini e rappresento Confindustria. Molte cose sono state dette, già tardi, quindi la faccio veramente breve. Voglio ritornare su un tema che per noi è centrale, che è stato toccato in alcuni interventi di questo pomeriggio, che è il tema del ruolo delle imprese. Se si ragiona sul Sud, dal nostro punto di vista, diciamo, è necessario ragionare su come sono le imprese del Sud. Ha ragione Pasquale Orlando, non so se è andato via, ma insomma comunque ha ragione, diciamo così, non dobbiamo parlare soltanto delle cose che non vanno, ci sono molti punti di forza che vanno valorizzati, ci sono molte cose che non vanno che invece vanno corrette. E allora, se ragioniamo sulle imprese a Sud, dobbiamo guardare a com'è cambiata l'impresa del Mezzogiorno dopo la crisi. Ci sono, come dicevo, tantissime eccellenze, basta guardare anche l'export meridionale, com'è cambiata la composizione delle esportazioni delle imprese meridionali da prima della crisi a dopo la crisi, come si è ridotto il peso degli idrocarburi, come è cresciuto il peso dell'agroalimentare, ma di settori come la farmaceutica, tanto per fare due esempi. Allora, se ragioniamo di economia nel Mezzogiorno, ragioniamo di come sono le imprese, di come sono quelle buone, di come sono quelle che potrebbero diventare meglio di come sono. E ovviamente cerchiamo di correggere quello che non va, o comunque che non va, quello che rappresenta una debolezza
la dimensione, per esempio, la dimensione media, la capitalizzazione, l'apertura internazionale delle imprese, perché è vero che l'export è l'unico indicatore che è tornato sopra i livelli del 2007 già da qualche anno, ma è vero pure che la quota di imprese che esportano cresce con estrema difficoltà, solo l'8% delle imprese di capitali, secondo un'analisi che abbiamo fatto noi, che potrebbe esportare, esporta, quindi vuol dire che un po' per come sono, un po' perché non hanno tutte le competenze per farlo, non aggrediscono mercati internazionali che invece pure potrebbero aggredire. E quindi l'apertura internazionale, la capacità di cooperazione di queste imprese, la loro strutturazione diciamo organizzativa e anche la loro organizzazione manageriale, che non c'è, soltanto il 5% dei manager italiani sono nelle imprese del mezzogiorno, che vuol dire che le imprese sono fatte in maniera tale che non hanno bisogno, tra virgolette, di manager, quindi per fare una battuta, è inutile che formiamo i manager al sud sperando di impiegarli nelle imprese del sud se non cambiamo prima la maggior parte delle imprese del sud. E poi c'è la questione delle competenze e ovviamente c'è la questione dell'innovazione che è stata ampiamente trattata oggi. Quindi diciamo, se ragioniamo di imprese, se ragioniamo di mezzogiorno per il nuovo ciclo di programmazione, dobbiamo ragionare su come sono le imprese e su come vorremmo che diventassero, o come diciamo, auspichiamo che possa essere la direzione verso cui farle andare. Questo non significa, secondo noi, mi riferisco a quello che diceva prima la Commissione europea, puntare su una specializzazione settoriale piuttosto che su un'altra, perché non c'è, secondo noi, almeno un settore maturo e un settore innovativo, ma ci sono imprese mature e imprese innovative in tutti quanti i settori. Non a caso il settore che ha esportato di più negli ultimi anni è proprio il settore dell'agroalimentare, quindi diciamo quello più tradizionale che c'è, eppure ha fatto più 70% dal 2007 nelle regioni del Mezzogiorno. E le imprese che partecipano al programma Export Sud, che è un programma di, secondo noi, di grande successo, finanziato con i fondi europei, che scade tra l'altro a febbraio del prossimo anno e che sarebbe veramente il caso di prorogare, perché sta lavorando molto sulla cultura dell'internazionalizzazione delle imprese meridionali. Ecco, diciamo, se guardiamo alle imprese che partecipano a queste attività formative, la maggior parte si riferisce ai settori dell'agroalimentare, quindi vuol dire che quello è una peculiarità su cui le imprese si sentono in grado di portare i loro prodotti fuori, ma hanno bisogno di capire come devono essere per potersi presentare su quei mercati. E allora, su ognuna di queste debolezze io penso che noi dovremmo darci degli obiettivi di miglioramento, obiettivi che dovremmo strutturare secondo me a livello regionale, perché i sistemi produttivi sono diversi, non ce n'è uno uguale a un altro, e ognuno di questi dovrebbe darsi una strategia di specializzazione, e così è ed è importante che ci sia, e su quella strategia sarebbe importante dare degli obiettivi di miglioramento, ognuno dei quali dovrebbe rispondere a una di quelle debolezze, ovviamente parlo sempre dal nostro punto di vista. E questo tema dovrebbe essere, come abbiamo accennato anche nei contributi che abbiamo dato al dibattito, trasversale a tutti quanti gli OP. Se ne possono fare tanti di esempi, in materia di economia circolare, in materia di emissioni. Ragioniamo sulle tecnologie che le imprese meridionali possono vantare, o sulle tecnologie di cui hanno bisogno, ad esempio per ridurre le loro emissioni o il consumo di energia all'interno delle loro aziende, e così via. Ma anche sulle imprese meridionali che fanno queste tecnologie, magari perché potrebbero essere quelli i settori su cui fare un ragionamento specifico, diciamo così, di specializzazione. Lo stesso vale ad esempio per quanto riguarda gli ITS, gli istituti tecnici superiori, che nascono in funzione delle esigenze produttive che ha ciascun territorio. Non ce ne sono tanti e non ne possiamo fare tanti, però è un caso virtuoso di collegamento tra come è fatto il tessuto produttivo e il tipo di competenze che gli servono. E lo stesso, ad esempio, si potrebbe ragionare in termini di sicurezza degli impianti. Quando ragioniamo in termini di prevenzione dai rischi,
Lo stesso vale anche per gli impianti delle imprese, che sono fondamentali poi in caso di calamità naturale, per evitare che la gente vada via da quel territorio. Cioè bisogna salvaguardare gli impianti al pari delle abitazioni, perché altrimenti se gli impianti produttivi non funzionano il lavoro si perde e le persone se ne vanno via per sempre. Quindi diciamo, teniamo presente questo collegamento trasversale al ruolo delle imprese, che per noi è fondamentale. C'è un altro tema trasversale, è stato richiamato, ma lo voglio sottolineare perché per noi è molto importante, ed è quello del rafforzamento della capacità amministrativa. Allora, per noi questo è un fattore di sviluppo al pari degli altri, e se è vero che è un fattore di sviluppo, a questo fattore vanno dedicate risorse ingenti al pari di altri settori produttivi. Cioè qui dobbiamo probabilmente superare un po' l'idea che il rafforzamento della capacità amministrativa si fa in maniera residuale rispetto a tutte le altre priorità del programma. Forse vale la pena di considerarlo come una delle questioni chiave da risolvere, cioè uno dei principali obiettivi che dobbiamo rafforzare. E anche su questo diamoci degli obiettivi di miglioramento. A noi interessano quelli che riguardano le imprese. Non lo so, vogliamo dare come obiettivo di miglioramento all'azione della PA la riduzione dei tempi per la valutazione di impatto ambientale degli investimenti imprenditoriali? Ecco, quella per esempio è una cosa che le nostre imprese ci chiedono di migliorare, perché ci sono regioni in cui questo avviene in tempi troppo lunghi. Ecco, quello è un tipo di obiettivo quantificabile che ci permette di misurare la bontà di un'azione o di un intervento che facciamo, e questo ci permette tra l'altro di fare, come diceva Pasquale Orlando, di mostrare che non tutto è uguale, perché ci sono regioni in cui questo succede rapidamente, altre in cui succede più lentamente. L'ultimo punto, giusto una battuta sul tema dell'indice di competitività regionale, a me una cosa ha colpito, se noi guardiamo ai punteggi dell'indice, complessivamente riconfrontiamo con quelli del 2016, vediamo che tutte le nostre regioni migliorano il loro punteggio, cioè il punteggio aumenta. Il problema è che le altre regioni lo aumentano di più. Quindi vuol dire che non è vero che è tutto fermo qua, il problema è che gli altri vanno più veloci. Allora il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di correre e di tornare a correre su questi obiettivi, e dovremmo farlo con una visione. Quello che molto semplicemente e in maniera grossolana, me ne rendo conto, abbiamo provato a fare nei giorni scorsi con i sindacati, con un piccolo documento sul Mezzogiorno allegato al patto per la fabbrica che è stato fatto già oramai più di un anno fa. Ecco, diciamo, ragioniamo di sud e ragioniamoci però con una strategia. Grazie. Grazie mille. Ci sono altri interventi? Io non vedo nulla, no? Non so se Antonio vuole dire qualcosa di conclusione. Sì. Allora, la discussione di oggi ha riportato l'attenzione. Scusate, ecco, sono riuscito a piegarlo alla mia altezza. La discussione di oggi, dicevo, ha riportato all'attenzione alcuni temi che ci sono già noti. Io sono molto d'accordo, adesso non starò, diciamo, a fare un riassunto degli interventi, ma permettetemi soltanto di riprendere quello di Pasquale Orlando, perché ha detto una cosa di cui io sono molto convinto, e cioè la questione della profezia che si autoavvera. Questo è vero, e credo che quando noi parliamo di capacità amministrativa dobbiamo anche investire in qualche modo su una nuova adesione psicologica o addirittura vorrei dire, proprio per stressare il concetto, spirituale alle ragioni alle ragioni di fondo della politica di coesione, delle politiche di sviluppo, e quindi alla necessità di riscattare e di riportare il Mezzogiorno su una traiettoria di crescita che non gli faccia perdere ulteriormente distanza dal resto d'Europa. I dati che sono stati presentati da Luca Bianchi della Svimez, che sono stati in parte anche ricordati, citati
da Lucio Pateri della Commissione Europea sono da questo punto di vista abbastanza chiari. Questa situazione richiede, ripeto, una adesione straordinaria, uno sforzo straordinario che dobbiamo fare tutti. Le difficoltà oggettive ci sono, le difficoltà e le complessità anche del sistema paese. Io non faccio, ricordo sempre a tutti, a me stesso in qualunque occasione, che l'Italia ha una architettura istituzionale molto più complessa di quella degli altri paesi europei, dei meccanismi decisionali istituzionali più ricchi, più pluralisti, ma naturalmente il prezzo che si paga a questo maggiore pluralismo è la necessità di scontare tempi più lenti e ponderazioni più complicate degli interessi in gioco. Dopodiché, sempre adesso per citare Orlando, arrivare all'estremo un ulivo, un'autorizzazione è naturalmente appunto un estremo da cui ci dobbiamo liberare. La questione però dell'accelerazione al tempo stesso, come ho detto prima, è cruciale, perché noi possiamo riuscire a ottenere un maggiore impatto da parte delle risorse che investiamo se consideriamo il fattore tempo non una variabile, come dire, indipendente, ma è un obiettivo in sé, perché è chiaro che c'è un effetto, cioè ci sarebbe un impatto sull'economia, sulla crescita maggiore se noi potessimo concentrare di più la spesa. E l'invito che deve uscire da occasioni come questa è anche quella, alcune sono state qui ricordate, a mettere in condivisione il più possibile le esperienze di successo che permettono anche in alcuni casi di superare quella complessità che dicevo. Qui parlo anche come agenzia per la coesione, noi stiamo cercando di lavorare in questo senso e di trasformarci quanto più è possibile in una struttura di servizio, mi piace dirla così, nei confronti delle amministrazioni che sono titolari di programmi. Ci ho detto, non voglio fare, diciamo, un nuovo intervento. Io credo che la programmazione 21-27 debba allora trarre appunto, non in modo formale, fare tesoro delle lezioni apprese. Dobbiamo identificare un substrato essenziale di azioni e di obiettivi che devono rappresentare quello che non può mancare nella nuova programmazione, ma lasciando anche un grado di libertà alla capacità di adattarsi alle situazioni concrete e contingenti, perché poi c'è anche un'altra caratteristica italiana che non va dimenticata, che è quella di una certa volatilità dei governi e dei governi locali soprattutto, e questo è un elemento che in democrazia dobbiamo comunque considerare non un vincolo, ma è anche un fatto positivo, ma che ci comporta la necessità di adeguarci e di adattarci a questa situazione. Detto questo, io chiuderei i lavori di oggi ringraziando tutti coloro che vi hanno partecipato e in particolar modo coloro che sono venuti da più lontano, in primis i colleghi della Commissione Europea Pateri e Dos Reis, e tutti coloro che hanno lavorato e continueranno ovviamente a farlo adesso, non solo nell'attività di chiusura ma nella prossima costruzione dell'accordo di partenariato, quindi tutti coloro che hanno lavorato ai tavoli tematici. E l'appuntamento, direi, per la maggior parte dei presenti e l'appuntamento comunque, allora chiudo e do la parola a Paola Casavola, è per l'incontro annuale di Trieste che si tiene a novembre.
Sì, allora diciamo, noi abbiamo una plenaria conclusiva martedì 22. Ciao. Non vi abbiamo, diciamo, noi adesso terminiamo questo lavoro di questa fase dei tavoli, però se voleste ancora, diciamo, mandare qualche contributo con questo particolare taglio mezzogiorno, questa è una cosa che potrebbe essere, diciamo, interessante, rimane comunque nel percorso di tutti. Io non mi voglio trattenere, il capo dipartimento si scusa, ma è dovuto, diciamo, è stato chiamato perché c'era un incontro, diciamo, urgente al gabinetto e si è fatto per l'appunto un po' tardi. Ci sono pochissime, diciamo, persone in sala, quindi chiudo. Però c'è una cosa che abbiamo imparato dopo tanti anni: le regioni del Mezzogiorno sono troppo divise. Molte delle problematiche di demarcazione con il livello nazionale deriva dal fatto che questa è un'area vasta che ha tante caratteristiche di diversità, diciamo, interne, ma anche delle questioni su cui è necessario condividere una visione comune. E su questo l'esercizio dei tavoli, della programmazione, può essere un'occasione per trovare un po' di azione collettiva, anche perché le cose sono faticose, il problema della capacità non si affronta con i soldi, perché una parte dei nostri problemi di capacità deriva dal fatto che questo paese sono 30 anni che risparmia sulla pubblica amministrazione. Quindi per inventare delle cose nuove bisogna passare a un modello più cooperativo, perché certo potremmo fare delle cose, ma abbiamo bisogno di un modello più cooperativo. E questa riflessione sul Mezzogiorno, che noi speriamo possa continuare, diciamo, in varie sedi, anche se questo è proprio un approfondimento, dovrebbe farci viaggiare in questa direzione, quindi dotarci di qualche strumento, diciamo, più comune per rispettare le grandi specificità, ma avere anche un po' di forza d'impatto. Quindi, per chi c'è, ci vediamo martedì e poi successivamente agli incontri annuali. Grazie mille.